Benvenuti nella. Buonasera. L'abbiamo finito con piccolo schermo, ma se ne frega. Quindi, benvenuti in Silent Hill Capito. parte 10, Hotel Trivago. Siamo in bella zona, c'è un sacco di cose da aprire. Mi sta piacendo. Sì, Di certo. ora andare in albergo. Sì, lui è sempre in fin di vita, ogni volta che Allora, dove ci eravamo arriviamo. fermati comunque? Intanto, avevamo preso l'occhio di Eravamo Sauron. fermati. No, ma non ci eravamo fermati qua. No, in realtà allora. Adesso Siamo dove ci eravamo ritrovati, te lo quando dico, eravamo adesso ancora in te lo dico, fuga. adesso te lo dico, perché noi. A 17 avevamo la chiave, l'abbiamo presa. Aspetta. Siamo tornati indietro, Perché c'è questo bicchiere da qua? Non c'è la quinziana. Non è che sono spawnati tutti di nuovo. No, questo che sono spawnati è un po'. Vabbè, che siamo andati avanti probabilmente. Ma no, non vuol dire niente perché noi non eravamo davanti alla rigetta, eravamo scesi solo per No, noi. Sai salvarlo. Quindi perché? mentre. No, io ho salvato tu. Dici? No, E noi eravamo già lì sopra, sì. Abbiamo controllato tutta la zona sopra. Tu in realtà eravamo sei sceso qua. Che io ti ho solo per detto che tutte le salvare. zone lì sono aperte, possiamo farle. Esatto, no, però. Perché noi da qua, guarda. Io mi ricordo allora. Perché noi passiamo di qua, che abbiamo sbloccato quella porta lì avanti, dove c'è un Abbiamo fatto sopra. già No? tutto il giro, però. Eh sì, Si è già E spawnato, ma sì, stiamo ho andando. capito, però qua non abbiamo visto niente qua. No, Ma qui no, sopra sì, però. sopra ci siamo neanche andare. Allora, noi in sostanza dobbiamo fare. Allora, abbiamo fatto la porta, abbiamo beccato il culo, che è la porta che ci ha fatto fare tutto questo giro per far aprire questa baladam, c'è anche lì di sopra. Però le cose sono due: o guardiamo di là cosa c'è dall'altra parte e il sopra. Oppure io tornerei un attimo indietro e guarderei anche qua. Che qua non Devi abbiamo guardarle visitato. comunque tutte perché devi trovare Per quello esempio, che dovevamo queste qua trovare. sotto non le abbiamo viste. Qua segna, qua non lo so. Però c'è qualcuno che non mi piace, quindi andiamo a vedere un attimo come al sito. Per richiudere cose. Sì, perché a me mi ricordo che No, no, quel pezzo qua se l'abbiamo visto. Sì. Infatti qua ne buca uno qua sotto. E ammazzare per sicurezza. Sì, però le cose non ci sono dentro, quindi Eh no, perché tu le abbiamo già hai. lottato qua. Esatto, che tu l'hai già fatto da tutto. Hai fatto anche tutto il giro della porta e. Però questa porta qua l'avevo aperta. Sbaglio. Sì, no, l'avevi fatto apposta. Cioè, non ho capito se non lo, come se non l'avessi Devi fatto. andare al piano di sopra, devi andare adesso. No, però qua non Sei l'abbiamo dovuto vista. scendere. No, allora non sono stato qua. Beh, effettivamente avevo beccato la porta a quella culo, secondo me. Perché qua effettivamente i nemici sono diversi. Non so, questo qua è un altro piano, i nemici sono una posizione diversa, quindi è giusto, praticamente. Magari questo qua non va a spawnare. Questo non so perché. Piccoli problemi di bug. Allora adesso rientriamo in alto. No, in realtà non l'abbiamo visto perché qua non è aperto. Cioè, non, io ho salvato, 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 l'hanno salvato, ci ricordiamo, Sì, beh, quello ragazzi. sicuramente, però. Rifatti tutte le porte, aprile tutte, così Sì, sì, sì. non puoi. Non puoi sbagliarti. Ah, visto qua, possiamo aprire adesso qua. 212 avevamo la chiave, secondo Sì. te. 201 invece, un po' di È loot. vuota. Cosa di merda proprio. Non puoi Vedo. Non aprire. so che dici, a volte si te la scia proprio dell'arma che tash, l'impronta. Non so se hai notato.
Cioè, come per dire che magari il fade non è un frame rate fluidissimo, però. No, no, non mi sono accorto. Le 102 frame. Questa qua non l'abbiamo vista. No, no, questa qua no, questa non è per te. C'è un sacco di porte qua che non abbiamo visto, un cazzo. Vogliono tutte bene. Qua devi montare gli specchi Le adesso. mede. Specchio, specchio dei miei brami. Chi era più dolce del reame? Stacca la pelle brillante e guarda la calebutra sanguinante. Un puzzle. Vedi, poi vedo. Posso anche ruotarlo? E beh, per forza. L'ho visto che dovrei farlo da via. Eh Boh, come vuoi. Forse è lì, eh. sì. Contro il muro. No. Sì. Dici perché manca un puntino, sopra. Ma secondo me perché rottura. Non è sbagliato. Easy. Manca un pezzo di vetro. Due ne mancano. Una contratto, così. E l'altro. L'altro non c'è però. No, è lì sotto, guarda dov'è. Ah, è finto. Come è finta? Dai, Non fammi... si Ah, può beh, si prendere. vede. Vede Come non si può prendere lì per terra? Si come. Non vede. si vede, guarda. Visto? Ah, Tutta la dovrebbero strada, averlo noi, esatto. sì. Beh, però comunque dai, abbiamo già mezzo fatto. Eccolo lì, non è quello. Vabbè. Le lampadine si possono svitare, che magari ci servono dopo, No, no? Sto se non quelle, scherzando. Ho se visto non, lampadine e ho detto questo devono qua. essere un po' più lampeggianti. Sì. Lampeggianti. Ma io devi mettergli la mela, mi sa. Però mi sa che mi bisogna mettere un altro più mele, secondo Aspetta, aspetta, devi prendere il frammento di cosa che hai messo me. Ho per terra. capito, però non se non lo fa prendere. Tu vai di vicino. Oh. Ok. No, se l'hai appena montato, mi sa che non lo so. No, perché Quindi magari era una porta o qualcosa che si apre. una passaporta Prova a mettere anche la mela marcia. qua. Carriola, progetto Biancaneve. Biancaneve. Quindi la mettiamo insieme a Biancaneve, non è finita. Aspetta un attimo perché qui non c'è. Non capisco. Ogni metti che non sono la di mettere adesso sopra in alto sopra guarda che sono due. Vedi che bagno di vero. Niente. Il 4. Sì, quanti cazzo ce ne sono? No, ma a parte che ha fatto tipo un altro. Oh, torniamo qua. Statua di Biancaneve, cazzo sei? Ah, l'ha fatta.
L'ho fatta, ma non so cosa. Non devi metterla al posto della mela? Ah, non posso prendere più, non posso più toccarlo. Ah, ok, basta, allora vuol dire che devi metterci la mela e... Però non ho capito il beneficio. Quasi è che è esatto, se c'è Servirà la birra. sicuramente a qualcosa, vai, cioè vai un po' più avanti. Sotto lì cosa c'è? Sotto al letto? Nell'angolo... Ah, non niente. Io non so, metti gli occhiali, non so cosa vedete. Dai. Io sì. Vabbè, vedo. Lasciami stare. Cosa ci vedi? E Una luce senza personaggio, quindi. magari è una porta che si apre proprio più avanti. No, non lo so. Perché ho visto che ci sono dei gancetti nello specchio. Magari è una... si apre. E magari devi solo coprirli. Consegni i fiori salentini, i fiori perfetti per occasioni perfette, più venduti, gili, crisantemi, ortesie, cartedesie, glandioli, garofani, narcisi, giacinti, non lo so, viole, rose, orchidee e molto altro ancora. Scontato il 20% sul bouquet da sposa. Chiamaci. 1207. Guarda. Va bene. Sai che stanno facendo zavvizzella? Sai che stanno facendo zavvizzella? Proviamo a vedere se si fa lì. Qua c'è la porta sopra lì. Ti l'avevo visto. Basta, non è più. Prossime le siringhe. Bagno, si apre. Ah, proprio le siringhe niente, però siccome le siringhe sono importanti, sarebbe anche meglio non usare anche quelle. Qualche sciroppino dovrebbe iniziare a darci adesso. Vabbè, quando vedono che scendono, magari poi ne mettono ancora. Ok, quindi qua tutto il tuo giro è finito. Adesso Sei un vai giù a amico. vedere se puoi mettere la statuetta lì in quella della chiave di Sol. Anche se non penso, perché devi trovare tre ganci che ancora non abbiamo trovato. Ancora. Ma che spavano però. Questo è il corridoio di prima. Era già più solo. Spavano 44. Guarda quando spavano così queste maniere. So per dire che non spawnano più. Però In vedo realtà qua tutto. spawnano ragazzi. Abbiamo appena acceso e sono solo quelli più difficili, quelli con le gambe No, vediamo un strette. po' il cazzo. Poi non uno, cioè qua sono 5, Però quelli più andate perché avanzati. c'era Elvis che l'avevo detto Sì, l'altra volta. c'era il bambino. Ah, ok, qua di su non si può andare, perfetto, perfetto. Visto, dovevamo controllare prima se tanto si poteva andare. Bene, ciao, li lasciamo divertire e ne andiamo. Quindi qua vi avviso tutto. 208 che passavi di lì, Manca 100, tutto l'altro lato del... 109 però 110, ci siamo già passati. Credissimo. Ok, qua facciamo il salvataggio veloce, poi guardiamo bene. Po' di luce. Aspetta, salvataggio di là. Vieni che di qua. No, non è 312. Non possiamo aprire qua. Beh, No, vabbè, la troverai qua in qualche parte salviamo, sicuramente. andiamo avanti, perché mi sa che il salvataggio non c'è. E beh, per forza devi andare E salvare, facciamo un bel pezzo poi. Perché avanti. Vabbè, magari ti do un salvataggio. No, lì il non salvataggio di c'è. là Però è magari ti dà chiuso. la chiave per aprire lì, per fare il salvataggio. Quindi allora aspetta, abbiamo detto qua possiamo andare. Qua è tutto chiuso. Sì, però c'è il salvataggio dietro. Passiamo di qua. E Bravo. qua ci siamo già passati, Sì, qua ok. sì, qua eravamo passati da fuori. Miss, sì, e si è passata da qua. Perfetto, Esatto. E siamo arrivati da questa che è parte. qua che poi abbiamo aperto Sì, tipo. abbiamo aperto da questa parte per Quindi prendere allora il quello. ricapitolo per andare qua. Sì, dovevamo vedere Ci siamo. quello. Quindi puoi Però andare vai su. Brava. ancora più su. Io direi guarda prima giù e poi sali su. Anche perché troverai la chiave per il salvataggio, quindi almeno Tanto salviamo. probabilmente tutto chiuso, ecco quello che vedo. Beh, contento, sono contento. Quando vediamo iniziare il pompo sono veramente contento. C'è qualcuno? Mi dà anche lui. Ma questo è perché la cosa è Vedo ancora.
No, da dietro. Ora male dopo tante cose. Ah, movement! Meno male. Guarda morto rigido teso. Misere mani. Misere. Dai, ma non ci danno. Re... Sì. Aspetta, facciamo bene che tanto. Fa tanto abbiamo capito che risparmio, vabbè. Non lo so, boh, sarà... Ah, ecco, sentivo una presenza una costruzione. Aspetta, che non puoi più. Tirare lo stesso perché non siamo. Beh, quella è andata da su, è arrivata. Da su è arrivata quella lì. Sì, sì. Oh, vuoi venire qua? Per te, no. No, il cartellino. Quindi posso disturbare. È permesso, vuol dire. È permesso, c'è nessuno. È permesso. Timoni? Dai, ce oh! Guardalo. Cazzala! Ormai ti conosco tutti i passi a memoria. I passi di danza. Posso diventare anche una bella ballerina. Un contorsionista proprio. Mamma mia. Vieni, vediamo un po' fuori. Vabbè, non puoi, non puoi andare. C'è una bella luce. Però c'è qualcosa lì nella valigetta. Bella lì. C'è un'altra statuetta che è Cenerentola, tutta rotta. Dici che è Cenerentola? Sì, perché poi c'è, perché proprio c'è niente. Non so, però la scarpetta e la scarpina non possiamo, non si può far niente, sì, la lascia proprio lì. I venire hanno cagato. Guarda che dai nemici. I nemici adesso. Dobbiamo andarci di sopra. Ma quindi bella, solo di sopra. Easy. La chiave è su di sopra. La chiave, prego. Lampada, prego. Una parte che mi invita. Sì, che forse io eviterei per ora. Esatto. Bravo. Visto che credevo sia già aperto. Ah, po' di munizioni però. Carabine, no, no. Qua visto che ci sono boss perché carabine. Sì. Vai a sparare se bico. No, io. Carabine. Ah, perché? Poi te l'ha dato troppo, dici. Zavizzello qua. Alle palle. Oh, misere mani. Ah, ricordiamoci dei nostri averi. Faccio qualcosa. Tutto, guarda quante carte igieniche. Finito il rotolo. Chi a piedi, porca... No! Ma, io... Cosa? James più vicino qua che da un'altra parte. No, lo pro- io dietro lo sento per lì. Qua? Vedi. No, dove c'è la catena. La catena? La catena? Sì, dove c'è l'idea che la porta. Porco di quel cacazzazzo, all'inizio! Un mezzo! Sì, vabbè, così qua... Vabbè, non vale, non, non segna che ci sono... Perché okay. Così per sfocare il catenaccio? Utilissime. Mamma mia, oh, il pelo... Cioè, praticamente quelli che fanno paura quelli lì, poi hanno delle belle gambe. Un bel stacco, cazzo. Sembra le gambe. Aspetta, aspetta. Secondo me non è per rompere questo. Secondo me sì, invece. No, dai, volevamo farlo per tutti. Faccio per rompere stronzo. Regretto James. James Bond. James Bond. Sigillato. Secondo me ci sono delle gambe qua, paura. Scoste. Exit! Ah. No, exit allora va, devi andare, devi tornare dietro e farti l'altra porta. Dove devi andare nell'exit. Che chiave hai te? Che chiave numero di che numero hai della chiave? Che senso io? No, non andare lì. E va dall'altra parte. Ti manca una porta che non hai fatto. E va l'altra più aperta. E lo so, ma infatti prima quella. Secondo me questa va più avanti. Ma almeno hai girato tutto e poi prima andare adesso. Ma vedi che è tutto un ufficio. Un ufficio mistero. Tu tranqui. Per ora.
Vado a vedere. Perché non apri le finestre, ragazzi? Per respirare un po' questa teca. Questa misera teca. Sta proprio niente lì. 307, 109, 107. 107. Avete appena visto che ci mettete così tanto ad arrivare alla sala conferenze? Passate per la stanza 107, vi lascio la chiave, uno degli ospiti. Mi ha dato fatica. Spreggina. La mia chiave. 107, Poi c'è il sotto che non si capisce cosa. Ah, c'è dentro. eh? Praticamente è tutto. Perché non la fa aprire? Non si può rompere. Ci serve una chiave specifica. Bene, quindi praticamente prendere il principessa del pisellino. Capito? Ci vuole la Disney. La Disney, mi fate un po' estetico, eh. Dov'è? Prendi uno con No, i capelli e caparezza? è una cosa delle diapositive. Si chiama? Diapositore. Se Cioè, la no, cadere. ce l'ha il suo nome, ma adesso non mi viene. Diacono. Lettore diapositive. 107, quindi devi tornare Qui giù. dobbiamo per forza uscire. Ah, devi andare giù Ah poi. no, io uscirei di qua, vediamo cosa fa, Esatto. cosa succede. Perché non ti Tanto. fai neanche passare? No, devo uscire proprio. Dove siamo? Sei fuori. Lì sì. Ah, misera porta. Ah, ti ricongiunge giù? Però sei 207 o 217? Perché se no è questa la porta. A 107. 100. 207. È qui che devi entrare, qui non sei entrato in questa cosa di So, uccellino. anche qua. Dai, lacca per i miei capelli. Lacca per i miei capelli. Andiamo un po'. Bella gamba. Sei tutto per questo qua? Vabbè, per aprire la porta e fare. Davizi. Ah, Grazie, mai se niente, scendono da qua. uscirò. No, ti fa praticamente aprire questa porta Ah, perché poi almeno hai il passaggio per se scendono di poter. là dei mostri del bagno. Qua dove Ah, la stare? scala lì. Che Ok, tu però di tornare indietro qua era bloccata. c'era Che la stanza con le gabbie di uccelli. qua c'era una donna di disturbo, mi sa. Lì qualcosa trovi sicuro, questa qua. Sì, Qua c'è un'altra porta. Ok. ma non si apre. Siamo alla decina di cure, però. Questi piccoli uccellini. Oh, uccellino. Ma neanche uno può cenare. Dato libertà. Libertà. Cosa c'è lì? Un libro? Ah, Non ne perché no? mancava uno allora. Cos'è un libro qui? Beh, è meglio perché ti devo andare sotto dopo almeno te lo trovi. Beh, Allora capire adesso tutto. devi andare sotto sotto dove non siamo ancora andati. Visto che la fattazione media non è facile, è Vabbè, scontato. sì. Quindi Va bene, è qua quindi abbiamo fatto. adesso torniamo di qua. Andiamo Esatto, devi passare da questa porta e uscire dall'altra. alla 107. Noi Eh sì, abbiamo perché in realtà. esplorato tutto. Mancherebbe da esplorare anche giù, volendo. Sì. A questo punto io andrei alla Però 107. le palline del salvataggio come facciamo ad andarci? Questa Perché devi andarci proprio perché ti occorre una chiave per lì. qua. Ah, c'è proprio scritto passato a me Sì, anche. sì, sì. No, neanche non perché c'era live, quindi non avevo letto. Inizio salvataggio, andiamo avanti. Adesso alla 107. Devo andare dall'altro lato, lì di fronte. Sono sotto. No, sotto? Ma cos'è? È cambiato qualcosa? Non era così pulcro. Guarda, hai visto? Non te l'accorta. Io sì, però. È cambiato tutto. Questa non è la prima volta che me ne accorgo. E quando poi passa lui, qua c'è un salvataggio se ti Ah, interessa. però qua è normale comunque.
Però sopra non era così prima. La cosa è che quando passa lui poi diventa Mangia. tutto brutto. E si fa marci le cose, tipo cattivo Può fino. darsi, eh. Quella faccia lì è normale, cioè posso capirlo. Qui non puoi mettere niente ancora. Esatto, 107 c'è il punto di domanda che prima non potevo aprire. che adesso però è la chiave, quindi Il non puoi aprire. ristorante arriva là. C'è il punto esclamativo. E carry on. E Carillon che dovrai montare tu, che è quello Ristorante e riva al lago. Aspettate, non so il Capito? ristorante lì va Qui invece qua. non puoi fare ancora nulla. Se sarà lì che devo mettere salve. Darsi. Qua c'è scritto il ristorante lì arriva al lago. In riva là, quindi è fuori. Il Ah, è qua, pista. E qua c'è. libro è lì sopra. Ah, ecco perché. Visto, meno male che sono venuto qua. Apri Ah, e c'è. scatole. Che possiamo aprire per Biancaneve o penso sia per. Non lo so, per l'altro, per la cosa dei dipendenti. Mettiamo adesso. Prova a fare qualcosa qua, vedi cosa Dai, mi succede. staranno a mettere le Vedi se te ne fa mettere una. vista. Ah, ecco, vedi. Ok, quindi sono tutte le bamboline. Intanto andiamo su West, per esempio, vediamo che abbiamo la 107 Che è la più vicina al momento. e la 312. 107 dovrebbe. 107 qua nel quadro delle Per forza, mi sa che è giù in fondo. zone. Non so dove andare. Sente. Sa che è qua in fondo, guarda. Qui davanti, allora, ok. Magari pure. Con due. Ne hai un altro dietro. Dai, quello con le gambe sono. Dietro. 10-10. Cercavo di non rischiare più. Luca. Quanto? Ah, lo riconosco. Distanza. Avvisa personale, già che ci siete, ricordate di spezzare le falde in giardino e poi potete tornare al camino. Quindi al giardino c'è qualcosa. Però, oh, minchia, il quattro direttore, cioè, che va in enigmi? Fa, tipo, avvisa personale, prima di mettere la chiave là, poi te la metto lì. Sì, infatti, poi devi avanti lì. Cioè, a sto punto, cioè, minchia, se posso più il direttore che gli altri. Questo è un direttore. Sciroppino. Fede. Secondo me Sì, c'è se un po'. attiviamo il giochino sotto con le bambole, poi si apre lo specchio. Anche perché lo specchio avrà una sua funzione. Però, io credo Ma come fai a mettere quello in fianco, scusami? Guardi, qualcosa che c'è solo non poi. uscire? Con questa luce del sole me lo dici. Ormai ho capito. Ormai che ho capito. Allora, com'è possibile che possiamo passare dalla parte Perché no? Però prima della fontanella, quella che non fammi riusciamo a vedere un po' passare? se trovo tutto. C'è qualcuno? C'è qualcuno lì di così? Ti ho pure schivato, vabbè, ho le palle, se faccio questo. Quello che ti meriti. Non è che. Sì, giardino segreto. Oh, comunque questa è la parte più luminosa, meno nebbiosa che c'è, comunque, di tutto il Ma gioco. meno Che adesso verso? male. Qualcuno se ne va avanti. Comunque questa qua è il pezzo che potevi passare.
Quindi cosa fa di padre? Si è saccata. Le panchine? Ah, le trompette forse servono per qua? No, no, per qua. Siamo però ugualmente. Via per qua. Direttore, devi lasciare, però direttore potevi dirmi che le hai lasciate, probabilmente qua dentro, sulla destra. Ok. Cioè qua la messa, bravo direttore. Bravo, fai muovere io. Guarda bene se c'è qualcosa. Non c'è niente, non c'è niente. Così non è neanche, si vede il pallino poi, come dici te. Il pallino non si vede. Quindi adesso possiamo aprire il camino. Sì, che si riarrivano tutti i cosi. No, non di solito si riarrivano. E perché ho fatto qualche azione e si rianima. Ma c'è, quello era morto. Che scampo. Basta, no, stai morto. Boh, ma adesso. Adesso. Stacchi morto. Andiamo di qua. Che chiave ti ha dato? Chiave del? Del camino. Benissimo, così andiamo a prendere la cena. Adesso deve andare tutto su. Sì. Che poi sincero, giù però non abbiamo ancora visto. Giù non abbiamo ancora visto. Però. No, giù ancora no. Cioè io ti ho dato i risparmi adesso. No, andiamo a giocare. Magari giù c'è un batto di loot. Ho capito, però se non lo andiamo a prendere, ce l'abbiamo. Così parla di solo ci dice. Senti che se qualche adatto a mezzanotte diventa brutta. Non è vero. Mezzanotte diventa più bella, diventa la vera cintura. Perché qua? Il Disney non aveva capito. No, sai, ti dico io, mezzanotte detto pu 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 puro. Pu 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 puro. Pu 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 puro. Tanto il camino ce l'ho davanti, quindi potrei prendere direttamente quello del camino. Era chiuso, non mi ricordo più. Qua. Era dietro, può darsi. Pipipipiverz. Porporporporo. Guarda la... Tristito. È tutta sera, adesso guarda che diventa sera. Raccogliere, mettete un pacchetto. Cacciami. Sì, eh? Magari ci sarà un piramide, vero? Grande. Ma quello che... Chi la porta qua? Chi la porta? Ah, era una vita quella! No! Cazzo, dovevo girare quella! La linguetta lì. Tutto qua? Dai, sì. Sei un girasole. Finalmente adesso li abbiamo visti. Ma c'è ah, hanno aperto questa porta. Beh, non male che almeno c'è la porta. Però la musica perché non finisce. Non faccio l'ansia. Ok, qua bisogna spostare questo. È sparito. Ma perché lui... Sì, è sparito. Ah, mi ha messo le roccette qua. Io l'avrei tolto. Vedete che dobbiamo fare una via alternativa. No, cappuccetto rosso l'abbiamo passare... preso. Sì, te l'ha preso, te l'ha preso. No, ti fa passare da quella porta lì che è qualcosa che devi spostare.
Alla fine penso che tu ti colpi del po'. Cos'è? Oddio. Ma che cos'è? È Te lo dico io cos'è? un vizio, cos'è? È È l'albero che praticamente si un inscioppò. bug, vabbè. Ci siamo. Ma sì. Non ci Vai, siamo, vai. ragazzi. Vabbè, tu spingi che dormi il bug non si vede più, guarda. Olè. Sì. Va cancellato. Questo è un errore, eh. Non sei mai per me. Dai. Dai, chi è dietro che fa gli scherzettelli? Non era mica morto. E adesso? C'è un Adesso blocco di andiamo. qua. No, olio cuore. Benissimo. Mangiare bene e sentirsi in forma. Meno male, vedi? No, al colesterolo. Sì, abba il soia. Abbastanza. Mamma mia, cosa ci sono portati in Cina? Guarda di chi. Ah, pittura, meno Barattoli di vernice. male. Meno male che non è sangue, perché Cosa fai il qualcuno si è batterici? divertito a fare un po' così, a Sì, spiattellato qua e siete. là. Siete bestie. Sì. Adesso dovresti andare giù a mettere Cenerella. Bellissimo. No, io in realtà volevo aprire qua la stanza perché ce l'ho qua. Dietro cosa c'hai? Allora. Lucchetto devi andare ad aprire. Adesso devi andare ad aprire il lucchetto. Te l'ha proprio cerchiato. C'hai la chiave del lucchetto allora a questo punto. No, ma non è la chiave del lucchetto. Non la rompi con le giochese allora. No, quella. Dice dentro qua. Sì, io devo iniziare tutto però. Questo era l'obiettivo Ah, finale. questo. Allora, perché c'è dentro? Dopo. 312 però devo aprire. 112. Ah, Ah, che di là vabbè, non abbiamo ancora cavolo, devi evitato su andare. tutte le altre parti. 312 ti aspetto. Sì. Quindi la chiave finale ce l'abbiamo già. Adesso andiamo a posizionare Biancaneve e Sette Nani. Esatto. Che chiave c'ho però? Ecco, fammi rivedere C'hai la da qua, chiave riguardo da qua. Allora, 312. riguardiamo. Allora, 312 è più importante che ora non possiamo C'è la aprire. 312. Le tenaglie, che dobbiamo aprire qualcosa, che non mi ricordo cosa. E il barattolo di vernice. Che bisogna, mi sa, unire con qualcosa. Devi aprire il barattolo. Unisci il barattolo di vernice con l'oggettino. Combina con l'oggettino qua. Quello a fianco. Combinalo. Stessa cosa. Devi aprirla. Barattolo Aperto, vai. di vernice aperto. Devi usarlo aperto. Per qualcosa. Da qualche parte. Dipingo tutta la stanza. Barattolo di vernice aperto. Dipingo tutto adesso. Qua siamo. Devi. Specchio per il trucco. Devi usarlo nello specchio la vernice, mi sa. Proprio nella Dopo. 205. Ma dopo. 202 poi. Ah, 205. 205. Specchio per il trucco. Però aspetta che devo Vabbè, entrare. fai prima le statuette, che mi sa che forse sono qui nella zona. Dai, Io che so, bisogna scendere le mi scale. stai facendo confondere. Ah no, ti dico cosa secondo me potrebbe essere. Tu mi hai detto cosa serve. Cioè, qua è chiuso. Io. Qua è chiuso comunque. Perché qua è la Qui porta. sì. Non possiamo aprire con nessuno. No. Neanche con le tronchezze, magari? Forse la porta? Niente, allora devi per forza agire in questo modo. Andiamo a mettere la bamboletta. Sì, poi ne manca solo uno, che penso sia sotto sotto a questo punto, allora. Allora, quindi abbiamo una tronchese che non tronca niente. No, per ora no, Aspetta, però. aspetta, aspetta. Di fuori al cortile Sì, che c'è stato c'era, il cancello di quando siamo arrivati che aveva il lucchetto però grande, io cioè prima di andare lì, la allora a vernice. sto punto lì guarderei un attimo giù Ma perché voglio vedere cosa cazzo c'è giù, perché tu esatto. non mi ci hai voluto far No, no, portare, no, no, andiamo già a vedere che tra l'altro poi. tra l'altro pure piccolo giù. Anzi no, c'è Non una lo c'è so un perché c'è giù giù, una discesa giù giù c'è anche un qua, giù giù. cioè Vabbè, esatto. Quindi non vuoi, poi è più cupo secondo me. ovvio, è Anche più giù. perché è più buio. Però soprattutto si apre? No, meglio, Perfetto. meglio, meglio, meglio. A questo punto se non si Magari poi non apre. si apre un cazzo, perché poi sai che qua si va sempre giù l'inferno, magari qua c'è. Beh no, calcola che la terza bamboletta secondo me la trovi qua. Ok, c'è solo questa porta qua, non c'è nulla di. Sicuramente. Aspetta, magari trovi tutto qui. Ancora direttore? Vita personale. C'è da ripulire il camino nella sala riunioni.
abbiamo già fatto prima. Sì, ma come si chiama? Cioè, quello che abbiamo fatto prima. Direttore, ma basta. Basta, non abbiamo più niente. Basta, tutto qua. La bambina non ve la dai. Quindi, visto, abbiamo visto tutto, boom. Perché li ha chiuso, si aprirà dopo. Allora poterà aprire una con le Esatto. trocchesi. O vai a fare tu quello specchio? Allora, perché poi c'è scritto che è fatto, praticamente. No, ma magari Cioè, via per tagli la qua. radice sopra. Potrebbe Poi ci sono io. darti, perché c'è scritto Se crei pericolo. una. Qua. Per un casino mi sa che la uso qui. Che vuoi il Ok. maghetto? Maga, maga. Ok, qui apri un'altra ala del. Qui ci serve un cane di 7 anni. Ah no, apri questo. Ah, ti serve la lampada per dove? Per il vetro. Ecco cosa ti serve. Raccolta la lampada. Ti ricordi dove l'avevi tolta? Dove dobbiamo andare sullo specchio, scusa. Sopra lo Qui specchio. vicino. Devi tornare allo specchio, in poche parole. Quello sì. Sì, Secondo me adesso non mi lo pare specchio male si qua. apre È come una porta. Sono convinta, guarda. vicino allo specchio però, non è dove c'è lo specchio. Altri amici? Sì, Spero di no, perché le hai ammazzate tutte. adesso siamo andando a 107, però tu vuoi che vada alla... Gessa, non mi ricordo cos'era. Era lo specchio, non mi ricordo più. No, mi sa che non è la parte in su. Sì, Non era su dalla parte sinistra. è su. Dobbiamo andare su. Su. Allora, di là chiudo però. Dietro. Ok, allora da qua vado tutto avanti, tutto a destra. No, subito a destra. Che adesso abbiamo il libro ci fa aprire lì e poi ci fa andare lì, ok. Posso. Poi abbiamo anche un Qua c'è il salvataggio salvataggio più rapido, più finalmente. veloce. Ok, è buggato. Guarda così. Salvataggio, dai. Alla lettura. Allora, andiamo. E poi la porta va anche già aperta. Cioè, noi siamo stati avanti. Però Sì. Ok, c'era questa. Ah, la ok, padina è qua. Devi abitarla qua. lampadina. Perché no? Vabbè, questa. Combinazione di questa non lo sappiamo. Però non è neanche schiacciato per vedere quale potrebbe essere. Potrebbe essere tutte e Devo quattro. combinarla. Devi combinarla con. Per Deve forza. Come essere lucido se serve, capito? quella. Infatti mi sembrava solo avermi già detto che cosa serve. Did done. E la password per questo. Dai, era tutto. Insomma, ricordo la memoria, teoricamente. Ah, Hai aspetta. fatto una fila giù, infatti dicevo cosa cazzo stai facendo? No, perché... È giusto, adesso sì. Non so perché non me l'avevo segnata lì. Ok, questa qua è la chiave, quella di sotto, Sì. quella che tu non riesci ad aprire. Ok. Non so cosa vuol dire, volevo vedere cosa voleva dire, però. Però visto che sono risparmiati, amici, giusto perché ogni volta che... Le cose Oh, sono due. magari Ah, no, lo sento. cioè. Nel quadro lì ti faceva guardare anche No. un'altra cosa, era quello Mi che. lamentavo. Ok, Per quindi è di l'enigma. sotto, giusto? No, in La. realtà era qua, mi sa. Dall'altro lato, però. Giusto, se non mi sbaglio. È lì. Guarda che parte. Sta qua. Dietro l'angolo lì. Così vediamo un po' cosa c'è da questo lato. E qua c'è il salvataggio, un altro, e poi dopo si va C'è un avanti. ascensore che non promette niente di buono perché ti porta su
sotto sotto secondo me. Allora poi a freddo. Borsone? È tutta roba che hai preso? No, mi sa che non vuoi dire una È un cazzata. No. inventario? Sembra come se io passo di qua devo andare nudo. Sembra. Però magari dico una cazzata, devi andare semplicemente a fare. Vuoi vedere che adesso vado, guarda. Ma tu hai trovato questo cerchio? Sì. Dall'altra parte hai guardato? Ma qua è tutto basta. No, dietro di te, Ma so perché non va, lo so perché non va. quindi Non va perché sono devo pesante. svuotare tutto. Ecco. Fatto apposta. Vediamo se devo svuotare. Sì, ma non le cose per No, salvarti. volevo capire se posso svuotare. No, perché sai che devo svuotare proprio tutto, tutto però. Svuotare cose in realtà. Cioè, svuoto una per una, giusto per vedere un attimo. Sì, ma io cerco di tenermi il più possibile. Adesso sì, Maria, la prima morì. Devi svuotare tutto, devi lasciarmi tutto. Che brutto, raga, mamma Aspetta. mia. Ok, via premiare. Sai che sei pronto a morire. Sì, raga, è il pezzo più brutto del gioco. Cioè, Perché non si può fare nulla, salva. L'ho salvato prima, l'ho salvato, no. salva così. Era giusto per Mi faccia vedere cambiare di se conto per l'amor di Dio. non mi fa andare senza niente. Cioè, per non farmi andare senza niente, qua ce ne vuole. Bravi ragazzi. Cioè, come fai Siete degli a. Cioè, stronzi. come fai a curarti? Qua muori sicuro. No, non Ma posso devi fare solo curarmi. un tasso, solo uno? Ah, il movement. Ah, mi sa che devi scappare e basta. No, Ah. raga. Dai. Come fai? Devi rompere i televisori. Come li rompi? Lo stesso. Devi fare lo Insomma, step qua. insomma. Eh sì. Ah, non posso. Sette che Tutto. devo dare digita. I dipendenti devono essere puntuali, i dipendenti non devono assentarsi senza un motivo valido, i dipendenti devono presentarsi al lavoro con uniformi curate, come la mia uguale. I dipendenti non devono togliersi l'uniforme. Vabbè, ma devo leggermi a forza, dai, immediatamente ho detto Perché so vendi smarriti, tanto. ciaone. Ciao, vedi che non trovo più Però niente. magari trovo qualcosa qua. Ok, uno per curarti l'ho trovato, almeno quello. Mi si trovi qualcosa di facoltativo per. Sono Johnny e faccio scintille. Ci piace che fai scintille, vedrai anche soprattutto. La Ma ti fa. Ma Madonna. devi fare una mappa della mamma senza tutte queste cose. E devi aprire anche sta cazzo nuova la combinazione. Speriamo Quanti numeri cavolo. sono? 4, 3. Non è detto, non lo so, stanno qua. Prova. Penso che scopri quanti numeri sono. Quattro numeri. Non è neanche di più. I numeri non sono scritti per questa cosa. No, non ci trovo niente. Ok, devi farti le stelle, quindi vuol dire che dove c'è lui non devi esserci due viceversa. Quindi occhio. Cioè, lui non mi sente, per così. Non ti sente, cioè devi andare piano, non devi correre. Cazzo, ce l'hai davanti. Porco due. Ma mi sa che è cieco però. Cieco, cieco, sente solo se tu ti muovi veloce. Se non ti segue perché sennò qua non è riuscita. Bisogna essere un po' di pazienza a far solo tutto in stealth. Io ce l'ho pazienza. Verranno con. No, no, aspetta, aspetta. Sono una pistola piccola, non me la posso. Fieri che ci danno i proiettili senza la pistola. Cos'è, Ragazzi, Jumanji? mi ci sono qua. Ma cos'è? Sembra Jumanji? Una qualsiasi arma, non. Non credo, ma poi c'è un botto di robe qua. Vabbè, meglio.
Troverai sicuramente qualcosa Vado ad aprire. che... Vado a sbloccare. Ma sbloccala per sicurezza in caso di uscire di corsa. Però torna dentro, che devi finire di lottare qua. Questo qua? Potrebbe essere dai. 6x. Aprile. Potrebbe essere la password. Password. Allora, qua si può spostare. Dai, so. Ok, passiamo di là, però controllati bene di là. Magari c'era No, l'ho qualcosa. visto tutto bene. Mi sa che dei proiettili non li hai presi, possibile, Sì, l'ho presi. all'inizio. Là, possibile. No, è Allora, impossibile perché io dove vedi bevo. che c'è uno sciroppino? Un Sciroppino. picchiasti. Vado tutto bene, perché? Penso che mi così io che cammina. Perché il gioco lì non si può muovere o si può No, perché muovere? non c'è più niente. Ok, giusto per capire cosa dobbiamo fare. Ah, tutte quelle gemme devi trovare. È nell'infinito. Due. Però il giochino mi sa che com'è. Questo quadro è possibile? Ma qualsiasi cosa che ci sia, io non ho niente, quindi. È inutile perdere tempo a sperimentare il nulla che non abbiamo. Sassolino trovato. Quindi praticamente ho trovato tutte le gemme preziose. Ma se mi vede mi ammazza instant. Penso proprio di sì, a meno che tu scappi. No, beh, però abbiamo visto che se scappi Ma poi non è che la ti torcia. ammazza. Vabbè, Non è neanche la torcia, quindi. tanto per quello che si vede. Con la torcia non è che devi dare questa comunque. Ah, devi fare tutto il giro. Quindi devo entrare queste 6 gemme qua. Eh sì. Devi uscire da questa porta. Ok, piano, eh. Questa porta. Dai, ma una porta aperta, dateci. Mi sembra di bastardi comunque. Questo qua. Quasi quasi andiamo indietro. Ok, questo qua non si apre? Tanto è la nostra soluzione. Ok, provate a tirarti qua dentro ancora. Qua dentro ci sono Ci infiliamo comunque giusto nelle tre. solo un minuto giusto per capire dove andare. Ok. Ma cosa lui cosa fa? Perché ci ve la scossa? Dice tanti La modi di finestra qua. uscire. Le macchinette là? Non posso romperle. Osservativo qua dentro. Controlla il calendario se magari ti dà il codice o magari anche l'orologio. Il numero dovrebbe essere qua da qualche parte. Perché penso che tu debba aprire la cassaforte. Ma non adesso. Per avere la chiave, e come no? E sì, non, e sei tutto No, ho bloccato. sbagliato. Dio canna, ho sbagliato. Cazzo. No, Dadina, non farmi prendere le cose qua. No, non c'è niente, te lo dico io, porco Dio. Cazzo te lo devo dire a fare? Non c'è niente. Ok. Ok, quello puoi entrare. Io sono in mezzo, può essere, coglione. Ok, con calma. Qua c'è biancaneve. Brutta. Oddio. Tutti sono per questo. Poi sono lì per loro. No. Qua si Vedi qua passa. sotto, ti sblocchi la porta per uscire, io lo sbloccherei. Andiamo Ragionia. giù. Tanto qua andiamo a uscire. Dai, mi sembra easy comunque alla fine. Quando non sciupando adesso. Anch'io già proprio gli ho annusato il culo. Questi qua i classici tovaglioli pizzeria di ristorante italiana. Aspetta, lì c'è qualcuno. No, vero, anche perché come lo ammazziamo? Uso la forza del pensiero. Pensa che non ci sia Gambino. Gambino.
No, dai, raga, ma veramente? Ma non abbiamo niente per ammazzarlo? Questo poi è vomitella. Comitello questa. Ebbene. Mi sa che anche qua devi farti riscaldare, devi farti vedere proprio. Io non posso farlo Cazzo, riscaldare. non c'è un mestolo o qualcosa? Mattarello anche, va benissimo. Ancora, che L'ho va visto, benissimo sì. questo. Ma questa qua vede. Vabbè, richiamo la voce bassa. Sto guardando, cercare di capire se c'è qualcosa. Ah, è pane! Perché non il pane? Tu e c'ho Pane, fame. panem! Paolo di panem! Aspetta! Cazzo di del gioco è questo, raga. Non te lo assicuro. Ed No, devi è, salire, devi io stai salire. guardando il pane. Allora, niente per il Ma tu trofeo. che ce l'hai qua? Sì, vabbè, va a fanculo, però. Ok, se manca di andare. Cazzo. Sì? Mamma mia. Direi che ci sei andato. Che tu spazi niente però per tornare indietro, eh. No, perché lì è finita la strada. Apia, tu che c'è quella della stregoneria? Cosa manca adesso? Da aprire la cassaforte. Devi aprire la cassaforte per forza, a tutti i costi. Perché il resto è lì. O le tre gemme vanno messe nel punto giusto? Prova a mettere le gemme, inizia a mettere le gemme e magari ti apre qualcosa. Però devi iniziare a cercare un codice per un numero per la cassaforte, che ancora non abbiamo trovato. Non abbiamo trovato, non ci siamo guardati intorno. Secondo me potrebbe essere qua dentro il numero. Ti guardi il calendario qua, per esempio se c'è segnato qualche numero. No, qua non c'è niente. Potrebbe essere sette regole. Era il caso lì Il di numero potrebbe aprire, il essere caso prima sette. di aprire secondo Ascolta, un numero potrebbe. Però il numero magari è dentro questa stanza. Un numero. Allora, la porta non è esistito uno. Non è uno questo graffiato. Sì, ma è graffiato. Cioè no, secondo L'orologio segna 9. me no. Senti, guarda, mi sono rotto il cazzo. Allora. Devi terminare il disegno pure. Sì, ciao. Se non ne bastano solo tre. Il disegno è quello lì. Tre palle, tre omini sembrano. Ok, allora Quattro omini devi sembrano. muovere tre cose. Sembrano quattro omini. Ok, Giusto? così, lasciamo così. Le tre palle sono Bene. sopra. Ora devi muovere solo le altre due. Muovi quello rosso? No, era giusto quello Ok. No, verde. capito perché se qua è tutto un po' bagatello. Ok, Visto. 14, No, secondo me è 7414. 7, Andiamo veloce, mi sono rotto il caso. Vediamo solo tempo, intanto questo qua è un coglione. Non mi vede un coglione. Oh! la lingua ci arriva sul ritroso. Questa parte è dietro, qui. La chiave, Pompa. no, la chiave ci dà per via. La Il chiave basement, la chiave e del la seminterrato. videocassetta. Quindi? La videocassetta doveva guardare Adesso dobbiamo secondo salire me. su. E adesso? La videocassetta la devi mettere qua. Allora. No? E dove cazzo metto la videocassetta, scusami?
E ripeto, lì c'è il televisore. Non so neanche dove andare, sinceramente. Dovrei ritornare su, no? Di qua? Ah, qua è la chiave di questo, il basement, Aspetta, questo qua. aspetta, aspetta. Faccio far vedere la cassetta, forse. Eh sì. Sai che voglio fare un cazzo e vado veloce? Tanto sono bravo. Qua si è chiuso però, devi tornare dietro con lui. Ok, quindi c'è una porta qui. Tanto non è che posso fare niente di che, quindi in realtà corriamo e basta. Non ci sono neanche. Qua mi sa che non posso C'è un stare. appunto che infatti potrebbe non aiutarti, potrebbe ferirti seriamente. Sì. Ma penso che li possa passare, vero? Ah no. Non posso aiutarti. Ok, quindi qua Sì, però dobbiamo non andarci dopo. funziona. Vabbè. Io non ci passo neanche perché tanto No, sono. muori sicuro, quindi. Sì, andiamo avanti veloce, basta. Cioè già che devi entrare in un'altra stanza. Vediamo davanti questo scaffale. Io ero stato proprio davanti per non farti uscire, mi sento dire. Così gira, ecco. Questo ti sente comunque. C'è un nuovo nemico. Sentito, mi ha tirato una. La sletta. Sì. Sì. Mettete il zefir. Ok, devi abitarlo per fermare. Beh, dove devo abitare? Dove c'è il fumo? Quella E no, stanza non lì. posso proprio entrare, come faccio? Non posso neanche entrare. So. Io guarderei altre zone, tipo questa non ci sono andato prima. Sì. No, sei arrivato da qua. Allora, perfetto. Faccio una schivata di. No, no. Devo vedere la zona se le ho fatte tutte. Questa ce l'avete andati. Sì, è appena preso. Ok. Ma che ti chiudo dentro passato? Ok, fidati qua dentro. Poi ce l'hanno andato, mi hanno Ok, detto, quelli qua. giusto? No. Ok. Ok, devi arrivare lì Ah, dentro. ok, lì c'è il pezzo Sì. della valvola, Sì, la valvola, ok. devi chiudere tu. Non l'avevo Ok, visto va il dentro. pezzo della valvola, non No, ricordo sì, più. devi chiudere, Sì, devi ok, chiudere lì. perché ha detto non ci posso andare lì Sì. dentro. No, lì no, ma se tu c'hai adesso qua, metti, monti cose e chiudi. Ok. Pezzo prendi. Non ho più cure, eh. Dai, caro, un po' di forza. Forza! Non hai più cure? Madonna di merda, che fare. Oh, là! Ci serve. Riga fondamentale. Venus Bar. Ah, l'ho appena presa? Sì, l'hai presa adesso. Se no posso tornare indietro. Aspetta, ho girato tutto bene tutto. All'inizio c'era qualcosa di sotto, dietro. Controlla bene la Che scrivania. cazzo? Papà. Controlla Non c'è niente. bene che tu hai preso tutto. C'è ancora un mazzichiavi sulla scrivania, quindi. Controlla bene. Bar. Lacrime di Venere. È subito fuori. Ah, per questo. Ok, sì. Easy, c'è cioè proprio ora qua vicino. Che poi qua di. No, dai, non so se c'è una cassetta, ma qualcosa per le valvole.
Devi toglierlo dalla per natura. forza. Ridammi questo, ridammi. Mi Ah, serve. figurati. Ridammi il Meno manubrio. male che lo fa togliere. Cioè, da un manubrio all'altro. Eh beh sì, poi muori senza cura, senza niente, ma voglio dire. Ma deve essere difficile, ma dai. Dal complicato all'impossibile, dai. Caro Lily James Bond. New box. Per andarsene, no? Secondo 25. A 25 anni è meglio andarsene. Ami. Parla lacrime di Venere, lacrime il box ci metta la musica. di La sirenetta! Giù. Beh. Io avevo fatta la vera sirenetta. Beh, meglio di quella che hanno fatto l'ultima Sirenetta! nuova. E questo qua? Devo sentire un po' di Eh beh. musica. L'IPT Possiamo sentire un po' di musica? Dream. Ma io non Tanana. voglio romperlo il vetro dei pesciolini. Tati. Cos'è un pugno? Io voglio Tati. prenderlo. Non ho armi, non posso fare niente. Un pugno! Non da, non fa niente, non ammazzo anche quell'altro, Un pugno quello non moriva mica. eh. Ah, sbatti su, mi ha fatto male. Mi piace un po' di. Però perché non hai più le tue cose? Perché le cose ce le lasciate su l'ascensore. Spero che tu possa riprenderle, Adesso vado. Ho metto prima la sirenetta, prendo vero? prima le Prendimi prima la mie sirenetta, che così cose. No, almeno no, no, vedi no, no. l'imbarazzo. Prima prendo le mie cose e cose sul tranquillo. Però questo posto si sta riempiendo d'acqua o sbaglio? Non so, non mi interessa. Non ho più una mappa, non ho più un caso, non mi ricordo. Aspetta, sei qua, se mi fa la pipì. Vediamo infatti le mie cose. Per andare. Che posso salvare? Vediamo se sono dei furbi. Ti Hai salvato in caso muori. ho detto che non salviamo? Perfetto. La caga che non può morire, cioè che non può essere Guarda, la morto. musica non è che mi piace molto, però non mi sta mettendo un po' di buon Di qua era? Bene, ridammi le mie cose, subito anche. Guardate. Sono sparite le armi e tutto il resto. Come Aspetta che tipo arriva qualcuno fine da turno di dietro, lavoro. guarda, eh. Fine turno di lavoro quando vi prendete le cose. Esatto. Se chiudi, ti giri. Oh, niente. Salva, salva, per favore, salva. Sia mai che succede qualche disgrazia o qualcosa, che pare di tutto. Per l'amor di Dio, salva. Prima mi sembrava utile prendere le cose. Eh beh, certo. Abbiamo chiamato la giusto per volevo vedere un attimo come la situa. Sai che non la farei anche più richiamare. Eh no, perché comunque il pezzo lì l'hai fatto. Andiamo a mettere la sirenetta che vediamo un po'. Sirenetta. A sirenet, a sirenet, a sirenetta. Cos'è? Devi muoverti il bottone lì. Ah, devono ballare e fare tutto un giro. Devi girarli per farle ballare tutte e tre. Ok, questo, devi girare le altre perché vedi che non possono muoversi. Ok, così. Ok, falle ballare tutte adesso. Falle È muovere. una schizza, mi sa. Ah, Cosa? anche questo si deve muovere. Quello in centro, sì. Sì, No, no, aspetta. perché sennò non possono andare. Devono andare nelle porte e devono aprirsi. Ma se devi muovere il Sì, dischetto. esatto. Ah, devono congiungersi tutti e tre. Ok. No, anche l'altro devi girare. Devono congiungersi tutti i fili. E quello ho capito, ma questo qua è giusto, e quello sopra che mi sono un po' sbagliatina. No, sono tutti, sono due, gli altri due lì sono sbagliati.
Positivo. Dovrebbe, sì, gira quello là di l'altro. Questo qua. Sì. Dice Io ho sbagliato, scusa. giusto. Beh, sì, non ho capito perché ho sbagliato. Ah, vedi che ho Però si sbagliato. ferma a metà. E vai te? No, per te. Anche te dovevo vedere anche il video sgassetto. Bello questo enigma. Carinello. Oppure carion. Locca, locca, locca. Era giusto perché la PG è così per Allora, forza. così, no? Hai Ok, capito? però sono. Allora sono. Allora, quello sopra è giusto. Sono sbagliati questi due che non si congiungono. Come faccio a. Ok. Non è quell'esterno, ma anche quell'interno. Aspetta, eh. No, questo qua si può mettere solo così. Solo così, solo con questo. Sì, a provare con un cerchio, col Aspetta, terno. aspetta, aspetta, si deve muovere solo questo qua. Che deve combaciare con quell'altro, per forza. Possibile che è così? Così. Se forse così, com'è che devo farlo partire? Mi schiaccio il bottone. Così? Ok. No. Sì. Ah. No, dai, porco due, ma dai, ma poi scusa. Leggi, triangolo. Ciò che era iniziato con tre portò alcuni Che cosa? a nessuno. A disapprovare sette anime gentili, la fecero entrare. Biancaneve. Biancaneve, sette nani, vabbè, da, poi. Cerchio. In cambio di una per due si sarebbe allontanata, ma l'amore di cinque l'avrebbe a casa riportata. L'amore Non lo so. di cinque a casa l'avrebbe riportata. L'amore Dai, di cinque a Biancaneve. casa. No. Cioè, le prime sette nani, sette. No, l'altra cosa c'è dentro di. Cinque. Cos'è? Schernita da due, continuava a faticare. Abbandonandone una, trovò un modo per entrare. Non sto capendo. E cos'è? E quindi, e dopo che leggo? Schiaccia il pulsante. Ah, devo girare le chiavi. Ah, aspetta, Io avrei allora. detto lei farei 7, 2 e quello dei numeri che ci sono scritti. Digiti 5 volte, Di sai. giri? E Ai giri che ci sono scritti allora dentro. aspetta, resetto. Mi sa di sì. Allora aspetta. Di 1, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quindi qua è 1, 5, 1. 2, 3, 4, 5 e l'altro cos'era? 2. 1, 2. Potrebbe anche non essere giusto perché c'è scritto comunque. Ma brutta stronza, stavate entrando? No, è cambiato. Giusto. È È cambiato. cambiata la storia? Lo dobbiamo fare, siamo qua 2 ore. Allora. Eh no, aspetta, ciò che era iniziato con 3
Portò alcune a disapprovare sette anime gentili. La fecero entrare. Magari 10? In Oppure meno, oppure cambio 7 meno 3. di una. Di una per due si sarebbe allontanata, ma l'amore di cinque l'avrebbe a casa riportata. In cambio di una per due si sarebbe allontanata, ma l'amore di cinque. Sto capendo. Allora, secondo me così, ascoltami, Porco. ascoltami. La prima Prima sarà era 7, no, 10. prima era 7, quella sera 5. 5 e 7 sono i due numeri da calcolare. Ma non sai se devi Mi sa che devi sommare. sottrarre. Quindi in Ma questo caso qua no. potrebbe essere o 3 o 4. Quindi soprattutto di uno E di due. no, perché ti dice una, poi per due, e poi ti dice cinque. Una per due. Sì, l'ho capito qua. Aspetta, no, no, nemmeno io. Aspetta, fammi vedere l'ultima. Schernita da due, continuava a faticare abbandonandone una. Porco Dio. Trovò un modo per andare. Schernita da due, continuava a faticare abbandonandone una, quindi questa è due, abbandonandone una. Allora, l'altra potrebbe essere 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Qua invece, quindi cos'è? 5 è sicuro. Se per i tuoi ragionamenti che stai solo sommando, devi 5, fare 7. 7, Se stai sommando, 1, così come tuoi 2, ragionamenti. 3, 4, 5, 6, Anche 7 secondo e qua me è 7 2. sommando. 1, 2. Stando Due sulla erano luce, non è giuste. la prima è sbagliata. La prima Quindi la questa è prima sbagliata vai sbagliata. su diverso sparro. Ciò che era iniziato con 3 portò alcune a disapprovare sette anime gentili. Le fecero Quindi entrare. secondo me sono 7 meno 3. Dici? Perché 3 non approvavano. Quindi 4. No, 1, prova 2, 3, 4. Qua cos'era? 1, a 4. Avevi messo 7, mi sa. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2. O 10. 10 però era sbagliato. È sempre la prima che è sbagliata, la Biancaneve di merda. No, aspetta, ho sbagliato io. No, non è che voglio salvare. Ciò che era iniziato con 3 portò alcune Per a stare zitto, perché mi sembra risultato. disapprovare. Per esempio, Ok, sì. Porco due. per Scusatemi, eh. Na 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 na. Ok, allora, triangolino. Schernita da due, continuava a faticare abbandonandone una. E qua sappiamo che è due. Perché dice abbandonandone una, vuol dire che tu ne abbandoni una, te ne restano due. Schernita da due. Ok, non capisco qua. Ma porco due! In cambio di una, in cambio di una, per due. In cambio di quindi è una, quindi è sei, no? Allora, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ciò che era iniziato con 3 portò alcuni a disapprovare sette anime. E 3, porco 2, 1, 2, 3. Aspetta, aspetta, fammi provare, fammi provare. 4. Allora, Ho capito 4, io, ho capito io, 4 guarda. No, faccio. Fai tu, fai tu, allora, fai tu. Quattro, aspetta. Praticamente due. dice che sono 7 persone, ma 3 hanno disapprovato. Ma io sto facendo una storia, due storie, tre storie. O devi mettere tutti insieme in combo? No, la stessa storia. Sono sette anni. No, Quindi il numero è tre. Ciò che era 7 meno iniziato con 3. tre. 7 meno 3. Ah, così bisogna fare. E sette No, anime, 3 hanno rifiutato. io le sette. Ciò che era iniziato con tre. Allora, sono partiti con tre persone. Portò alcuni a disapprovare sette anime gentili. La fecero entrare. Quindi il numero è tre. Perché? Proviamo così, dai. Sette anime gentili.
Basta andare con 4, vediamo tanto non cambia. Prova qua. O che c'è il disco storto e non riesce a andare? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E 7, vedi che allora era giusto? Ne togli 3, sono i 3 quelli che hanno disapprovato. I 7 c'erano giusti. Allora è 7. Fammi rivedere. È giusto come l'ho fatto io allora. 7, fammi rivedere qua. Il cambio di 1 per 2 si sarebbe allontanata, ma l'amore di 5 l'avrebbe a casa riportata. Aspetta, che qua l'avevo fatto prima. Il cambio di 1 per 2 si sarebbe allontanata, ma l'amore di 5 l'avrebbe a casa riportata. Il cambio di 1 per 2 quindi 3 5, qua è da sommare, penso, no? Oppure fai 5. Fai 8, prova 8. Andiamo così intanto. 5-8, No, la prima è giusta. La prima sì, la seconda è. 1, Prova 2, 5, prova 3, solo 5. 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E 2. Mica 5 qua. Ah no, 7 era. Cazzo 7 dici 5? 5 la seconda e 1, 2, 2 3, 7 4, 5 5, 6, 7. 5 1, 2, 3, 4, e 5. 2 1, 2. e dai forza. Non va. Perché non L'ultima va non va. l'ultima? 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 4, 5. Uno. Alleluia, amen. Ma come siamo donne? 3F. Il lucchetto. Saliamo prima qua. Sì. Ten, ten, ten. Adi. Mamma mia, raga, che parto, eh? Davvero, Adi. assurdo. Taglio pasta. La videocassetta? Sì, abbiamo messo questa melodia da Carillon. Devi andare dove c'è il lucchetto La grande, dove lei videocassetta? gridava James! James! James, allora di James. Arrivo, arrivo! L'importante è che abbiamo le nostre armi, dopodiché... No, quella posizione in più, effettivamente. Musica a te è proprio inquietante l'amore. Questa. È bellissima. Allora. Oh, mamma mia, che brutta. Pesantissimo. Molto bene. Ti Ok. aspetto. Vediamo le tutte. Aspettiamo. Tanto si apre la 310 perché abbiamo la porta. Certo. Che sarebbe questa? Questa qua. In realtà non lo so se questa qua. No, no, 313? È questa. No? Cazzo è? questa qua. 212. Allora vedi prima in quella. Ma si apre perlomeno. No, allora si apre dopo questa. Esci da qua praticamente. Quindi. Ah, no, mi darà la chiave Proviamoci qua, me perché qua la c'è video, darà qua. Davvero? Sapevo. eh. Ah no, ti guardi la videocassetta. Siamo pronti. Oh, finalmente siamo arrivati, sa che siamo nel finale. Raga, mi sa di sì. Minchia, Pokerione e tutto, però sarebbe carino, ci stava alla fine. Sì, ci stava. Il videoregistratore. Cazzo è il C'è pure una manina sopra. Ma Xbox? Non poteva prendere DVD, Blu-ray, 4K. ascolta, cosa passa il commento? Accontentati. Poi piena di polvere, ma quella leggerà. Riuscirà a leggere. Adesso guarda lei che ti diverte così.
Così Gandalf. Sì, esatto. Adesso connetterei come video. Stai editare tipo e metti Gandalf lì così. Esatto. No, non Ah, vede posso lui tipo. niente. Vuole. Vede se stesso. Adesso c'è tutta questa fatica. Non so. Come si chiama Marion, ragazzi? No, non mi chiede. Oh, è Finalmente. lei, eccola qua. Sembra cattiva di Questa cosa è troppo Maze Runner. strana. Lei era in questa stanza. Eh sì. La butta, adesso spinge. I don't know why, but I just love it here. That's so peaceful. You know what I heard? This whole area used to be a sacred place. Vedi se adesso zio. I think I can see why. It's too bad we have to leave. Promise you'll take me again, James. Hai detto di lui? Ce l'hai detto. Grande piramide. Perché non l'ha strangolato? Lui. Anch'io, però per quale tutti si spaventano di lui, che poi lui è lo stesso che ha risultato Eddie, però non si capisce, adesso bisogna vedere un po' lui come ha fatto così buono, non è per quello sui capelli, e si addormenta lì come il mio gatto, meglio adesso lei ce la mangiare lo scherzo adesso qui. There you are. Here you are, Marius. And Marius. Come on. Talk to me. Adesso è Marius. She's dead. She's dead. Emma. Liar. Liar. That's a lie. Bugia, già sai, ma già. It's the truth. It's the truth. She died because she was sick. She was sick. È stato io. I killed her. E io non so cosa diceva. Killer? Killer? Why did you do it? Did you do it? I hate you. I hate you. Scappo. I want her back. Give her back to me. I knew it. You didn't care about her. I hate you, James. I hate you. I hate you. I hate you. Ragazzi, ammazza anche lui. Fatti, vieni te ne vado. Vieni stabile. Why? 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 Non so nemmeno io perché sono venuto qua. 18 ore di gioco. I'm sorry, sorry. Quello che hai visto che è il capello di Ben. Aspetta, ma lei non è proprio così, non c'è. Il cane? Ti vedi che lo fa così? No, ma ascolta, ma magari non è proprio così. Vediamo. Magari ha voluto fargli vedere questo. Magari non è così. Però... Cioè, non ci credo che è successo questo. No. Cosa è successo? Aspetta, aspetta. Cosa buio. Che sta con un pezzo di barba. La stanza è cambiata adesso quando. Infatti. Help me. Mary? Mary? James? Mary? Sta dietro, magari. Come to me. Come to me. Where? Where are you? Nella stanza a fianco. Please,
Ma puoi darmi la via che la metto su Google Map, zia, e facciamo prima. Adesso, guarda, Per magicamente smonterà la cattiveria. chiave, guarda, dico Sì. io. Ma era così marcio il posto? No, che non era così Cioè, ma marcio. lui non se È ne è lui, accorto. dove passa lui, succede tutto questo. Perché secondo me è lui. È come se avesse tipo dato fuoco a tutto. Non si capisce. Faccio qualcosa. Ormai. È tipo tutto putrido, ma proprio non è andato a male. Ma mi si è fatta una... Se devo buttarmi giù. Solito. Non so che cammino. Da qualche parte devi buttarti. Andare di per forza. Non puoi. Dai, ributtiamoci qua. Ah no. No, ma devi andare via. Non posso Dai, uscire. voglio vedere un'altra cassetta. La lettera per me, poi? Io se ne è andata perché. La mia lettera? Vedi che è stata qua. Dove è il bagno? Devi scendere da qua. Fulmini di munizioni. Sì, e non è un buon segno. Sì, è un bellissimo. No, secondo me è molto brutto. Secondo me c'è Da Piramide d'Egitto che ti aspetta è lì fuori. con la io pizza mi ha aspettato Grande finale Piramide 6 7 d'Egitto. Però non con la pizza, no. Ti aspetto, sempre ti aspetto, c'è scritto. allora c'è un po' di porte da Perché è aprire. come se hai, devi rifarti tutta la mappa di nuovo No, no, questa adesso. parte non ce n'è stata. Questa qua era la parte di là che poi mi sa che è tutta chiusa. Guardiamo bene, perché mi sa che dobbiamo andare indietro, sotto. Perché vedi che qua c'è un po' il su. Però in realtà il tutto giù non l'abbiamo visitato. Perché questa qua è la parte che mancava. Ah, devi passare da parete a parete. Questa Sì, porta a stella porta. qua. Lì, aspetta. No, aspetta cosa, cosa c'è? Niente. Piano, non so più niente. Non devi vederti. E qua l'ultima stanza. Vedi se puoi uscire anche con il giardino, non so. Vabbè. Cazzata nera. Ok, devi passare di là. È un posto praticamente in rovina. Lui è entrato come se lo ricordava lui, probabilmente. Oh, mi siede il Dopo pompo. che ha visto la cassetta, è diventato come praticamente è attualmente il luogo. Il giorno dopo. Cretino. Devi tornare indietro Ok, e adesso devi bisogna passare di praticamente qua. scendere. O No, di là scendi. davanti. Qua anzi sicuramente ci sarà la soluzione a tutto. Poi Non puoi chiuso. entrare. Poi chiuso. Poi chiuso. Chiuso. Non puoi entrare. La bruciata. Cadi. Non tornerà più Anche indietro. perché se tu torni dietro di cadi sicuro. Aperta. Qua chiuso. Qua Qui è tutta la buco. parte dove c'è il movimento, c'è la seringhina. Andiamo. Dobbiamo rifullarci che adesso moriremo. Un botto di loot adesso, così un botto Ah, di devi loot. ripassare di là. Oh. Occhio. Che da devo cadere di là? Eh sì, ci ripassi dopo, tanto mi sa che devi per forza passare di lì. Quasi qua. Dopo. Ogni buco di rifugio. Non ci passa adesso per il buco perché. Qua devi tirar Questo via, per tirar non via. è che devi prenderlo. Non puoi entrare. Perfetto, Ok, vediamo se ho dove visitato tutta la mappa. devi spostarlo lì nella 304, che c'è il Dove punto di devo metterla, comando. secondo me? O devo appesantire qua così cade? Lì mi sa che cade col tuo peso. Di quel dolce peso? Sotto lì ci sei passato? Ah no. Devi lasciarci. Passo dopo. E se cadi di sotto non so quanto ti puoi passare poi. E infatti. C'è la porta lì. Devi
Qua però non ci sono. Sì, sì. La porta lì è liberata. Quale? Dove c'è questo coso davanti? Qui c'è la porta. Sì, si apre. 22. Ancora non riesco, ancora non riesco. C'è il buco. E anche il buco. Spinta. Allora, non c'è cura per la tua ferita è grave. Non ha parlato di niente lui. Vabbè, ovvio. Bene, ripeto, secondo me il problema sono questi capelli qua. Vorrei dire una cazzata. Però c'entra qualcosa con i capelli. Guardati in alto se non devi salire da qualche parte. Okay. Devi buttarglielo di là. Poi è quello più pesante del solito questo qua, perché non ci posso neanche salire. E vabbè, ti adesso mi sa che devo andare a fare i coglioni. Devi uscire da qua. Ciao. Tata. E let's go. Fatto tutto qui. È morbido. Se c'è tanto voglia di buttarsi il mio personale. Sì, vai. La musica si è calmata. Noi ci siamo calmati. Quindi tutto tace. Devi passare di qua, ok. C'è qualcosa da brace. Non ci sono nemici poi, cosa. Perché ormai insomma. Ah, di 108. Ma qua davanti per esempio qua si va avanti. Qua si chiude, si chiude qua, quindi chiude, perfetto, quindi adesso solo per le due, perfetto, che cosa dovrei fare per uscire un po', no? È solo tipo un scirò po' d'acero, me trovi proprio poco, se quel poco che serve, bruciate. Lavati, purificati, lontani dal male delle vostre azioni della mia vista. Ok. Qua dove c'è la segreteria? Qui c'è il salvataggio. Salvataggio prima era su, adesso è giù. Quindi cosa possiamo dire? Che alla fine, cioè lui è un coglione. Non possiamo ancora dirlo perché magari non è così. Magari glielo vogliono far credere. Potrebbe darsi anche che. Beh, c'è una tipo una scheda che dice non fargli credere. Ok, qua devi ascoltarlo. No. No, non te lo fa, però c'è una cassetta. Te lo ricordo. Oh. Non so come definirlo. Può darsi che uno dei. La bambina ha fatto tutto, però lui. No, non penso che sia stata la bambina. Ma. Sì, adesso c'è tutta la mappa ricambiata. Ma il quadro quello di prima. No, c'erano dei segni sotto. Il toro c'era. Non so se si poteva. Ma guarda, quel tanto non si può fare niente. Cosa non so, dici? Toro, leone. Visto? Ci sono i segni, sei felicissima. No, non per quello, magari potevano spostare per qualcosa. Cosa devi fare? Guarda. È giusto guardare dietro. No, ho guardato bene. Aspetta, di qua. Ma può essere tutto qua. Però non è chiuso allora. Perfetto, sì, giusto per essere sicuro. Ormai mi sa che sono tutte chiuse, è proprio lineare ormai. Perché siamo veramente alla fine qua. Tutto bruciato. Anzi, può essere anche che lui era uno dei pazienti. Lui proprio uno dei pazienti. Può darsi. Quello sì. Probabilmente magari ha conosciuto proprio lei mentre era in cura. Può essere anche che una delle donne magari era proprio... Perché erano due uomini e una donna. È una gamba. L'ascensore. Può essere che uno dei pazienti era lui e ha conosciuto Mary. Mary si chiama Madison.
Mi dire che dovrei comporre qualcosa perché e la pelle d'oca dico solo quello di prima. Un buco, non c'è più niente. Registrare, se lui la voce della registrazione, No, è una cosa diversa. o magari più grossolana. Sembrava parlasse un'altra persona con lui. Beh, però non è tanto buio sto posto in sostanza. C'è l'albetto dei morti viventi. Vedere dove arrivi. Dobbiamo andare all'ascensore, da quello che ho capito. Qui non puoi salire. Successo niente. No, penso, potrebbero sempre servirti. Qua. Ok, Due o B? E l'ascensore. Eh no, tu stai scendendo, quindi penso B. E B2 cosa c'è? Andiamo non lo so. al 2 un attimo. Devo fare? Ah, siamo già al 2. No, già è giusto per sapere. Credo di scendere. Cioè, devo uscire in teoria. Ma io non voglio uscire, io devo vedere me. Psicosis. Adesso c'è la grande piramide d'Egitto. Sì. James, James. Credi di... Se non è se lui si faceva la bionda, secondo me. La tradita, magari. È merda. Siamo dentro l'acqua adesso. Magari siamo... Ma che non dire. Siamo a B. Te chi è il boss finale? B. B. Che Finale B. B comunque è ape, eh? Per chi non lo sapesse. È B. B. Dai, concentrati che siamo alla fine, porca miseria. Capelli però riuscirebbe a far benissimo B, Vero. secondo me. Salvataggio così a sentimento. Quindi Ah, qua guarda, dove c'è il siamo? Jude Bocchi. Eh sì. Quindi siamo ritornati giù dove era un po' più bruttino, dove c'erano i mostri appesi al soffitto. Però mi sembra fiducia. Questo potrebbe essere un ultimo salvataggio. Vediamo. Non lo so, siamo troppo giù secondo me. Siamo a 16 ore, 18 ore comunque già, quindi. Penso che. Tanto nemici non ci sono, mi sembra. Allora, qua c'erano quelli appesi al soffitto, ricordati. Uno. Faccio fuori a colazione così. Ah, è un po' correre in acqua comunque. Ah, ecco, quindi tutta la fai stealth per No, qui è una niente. merda. È meglio perché tanto non devi fare stealth quindi. Non so se perché. Andiamo, sento neanche. In qualche modo devi uscire, Qua quindi. munizioni della carabina. Non mi piacciono, eh. Devi salire su lì. Munizioni della pistola. Ma sono munizioni Ah, cappelle. pompa! Pompa, eh? Queste munizioni non mi è che mi stanno dicendo qualcosa tipo. La luce di Christus. Però prima di andare lì, secondo me non mi fa andare lì. Cioè, mi fa andare lì, ma nel senso mi fa il. Se Fai già volevi. così trampa, te lo dico io. No, mi fa male, se volevi uscire. Ma è un exit vogliamo magari, eh? Quello è un exit, però è un Eh exit. sì, è un exit. Bugiardo, secondo No, è proprio un me. Non mi exit. fa uscire da te. Per farsi qua di andare. Bruciato.
Sacca, sacca. Mamma? Lipi. Mamma? I was Mamma. looking for you. You're the only You're the one only left. one left. Maybe then I Maybe could then I finally could finally rest. rest. Mamma? Mamma. Non è proprio tua mamma, però. Dopo se What's vedi. wrong? What's wrong? Wait. Lui sarà dei miei capelli. You're Lo not my sei, mama. meno No. male. Sei uno It's you. stronzo. La brucia. I'm sorry, Sorry. Angel. I think you were right. You were right. What we're looking What we're for, looking it's for. not here. Not here. Not anymore. Thank you for helping me earlier. Piede dall'altra parte. But I wish you hadn't. Even Mama said it. I deserve what happened. No, no, Angela. Secondo me con not questo lo ammazza tutte vicende. Don't cioè, sono tutti assassini. Dici? I'm not worth it. Ah, dice non ne vale la pena? Forse sì, sai. Ah, improvviso. Think you can save me. Con quella faccia lì. Will you love me? Sì, io sì. Care for me. Care for me. Sì, ma non nel fuoco. Heal all my pain. Non so se ne parlate fuori, magari. Che va, 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 va. Poi con quella felpa lì non è che... James. Adesso dice, sì, poi ti do. Dimmi, sì. Chiamo. Give me back the knife. Beh, il coltello. Ma non ce l'ha lui. Sì che ce l'ha lui. No, no. Non esiste. Non c'è. Saving it for yourself. C'è proprio sul coltello, zia. Ah, ce l'ha. Have it your way. Sì, basta che andiamo... Change anything. Lì così. Sta avviando. Lì così va. Sì, lui è fissa proprio... Sì, ma intanto mentre va lei, potresti essere anche tu, Cioè, ne... Visto che ci sei. Anche perché secondo me lo uccide proprio quello. Ha un caldo infernale. E se Vabbè. Così. No, in realtà l'abbiamo già sperata. You see it too? No, oh, dove vado? For me it's always like this. Per me è sempre così. Belle però le fiammelle così. Per lei non sta morendo, si avvia senza morire. C'è qualcosa che non quadra in questo gioco. C'è qualcosa che non riesco a capire. Perché lui può scegliere se andare sul punto di salvo. O tu vedi che lui torna indietro. No, oh, dai, Aspetta, perché non è questo che... E dove va adesso? Prima. Dove sono andato? Ah, infatti, mi sembrava... Cioè, mi aveva fatto tornare prima, mi ha cambiato completamente no, zona. Eh beh. Sei all'ospedale. Sei all'ospedale. Io devo morire, dove devo morire? C'è nessuno lì con te. Secondo me c'è gambetta. Secondo me c'è gambetta qua, te lo dico. No, il tubo? Sono diverse. Mezzo morenti sono. Moretti.
Quindi tu le senti, le percepisci, ma è come se loro, come se non esistessero quasi più. 312. Nessuno tornerà. Penso di essere sgombrato. Ma io, Ale? Ah, no. E questa 312? Leggi un po' dov'è, non c'è scritto. Devo andare qua per forza. Ah, siamo ancora in hotel però, eh. A 312 dove? Sì, siamo ancora in hotel 3. In hotel. Sì, sì, sì. Cioè, io sto tornando nella stessa stanza dove sono morto prima, teoricamente, sai? Ma sono È come se io vado a morire in quella stanza lì. parole. Se no non mi viene in mente niente. Sì, anzi. Molto macabro, molto, molto, Sì, molto. sì. Deprimente. Ah, fino alla fine non si Hai capisce. botti salvataggi? Salvataggio dei salvataggi, questo. Cosa deve dire? Oh, salvi adesso! Salva adesso, zio, Mi perché sennò raccomando. dopo sono cazzate. Hotel e corridoio, ok. Ok, quindi corridoio lungo. Vai, neanche Prepara prima troppo. di morire, in poche parole. Piramide d'Egitto, dai. Ma lui almeno sa dove sta andando adesso. Penso che sia un po' vuoto, penso che non abbia capito bene. Cioè. Questa qualche cazzo di vite ha, scusami. La donna è morta. Ecco, ma non è sette pini. Ormai è abituato. Poi il suo ruolo, quale cavolo è? Scusami, non capisco. Secondo me lei è la sua amante. No, non O credo. l'infermiera. E per non scoprire il tradimento ha ammazzato la sua tipa. Non lo so, e poi dopo se ne è pentito. Due affrontare per diritto, due. Scrivi la sua roba. It's all over now. I don't need you anymore. Ma c'è anche lui? Easy. Cioè, grandi. Oh, mi lascio morire. Ti ammazzo? Sì. Per forza. Dove ci la porta? No, mi incrociano. Sai che mi sa che posso morire qua? Pensa che ci sono dei finali. Proviamo a far così. Due piramidi, ce n'è neanche uno. Mi è in mezzo. Credo che mi colpa il cuore da fuori. Sì, vabbè. Cioè, sono... Dai, cosa sacco di vite. Due colpicelli per voi. Cioè, lo colpisci. Colpicelli tutti per voi. Sì, vabbè. Posso ora, devo andare in alto, ma sta scendendo da me. Proprio dove sta arrivando, eh? Sì, è Zavizza.
Sì, vabbè, ma... No! Tu ci la pompa? Perché cosa non ti potete dire come te? Allora, sapere i polli. Caffè. Che errore di cazzo, secondo me. Gesù Cristo. Vediamo il trofeo, eh. Distruggi quello che non ti serve. Le mele. Le mele. Mela, mela buona. Aspetta un attimo, perché qua forse... E mela marcia. Devi scegliere tu il finale, qua. Lasciamo, se buona. Vuoi essere la mela buona o sei la mela marcia. Io la capisco così. Facciamo mela buona. In base a quello che prendi hai un bel finale. Facciamo un bella, non... mela buona, facciamo. Eh beh, io non voglio pensare che sia lui il pezzo di merda. Uovo scarlatto. Come uovo scarlatto? E l'altro... Allora devi raccogliere tutte e due? Uovo color ruggine. E quindi... Ho fatto un cazzo allora. Non lo so. Ma vanno inseriti da qualche parte per aprire? Ah sì, no. Ah, devi inserire le uova nelle varie porte. Vedi là, si apre? No, perché cosa vuoi dire? No, l'altra con l'uovo marcio. L'uovo marcio. Sì, 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 tutti e due si rilabbano. Quindi ho fine marcio o buono. Bella. Mi sa che si riconducono lo stesso, cioè le proprio comunque. Eh sì, vedi là, lo stesso la porta, vedi? Sì, è uguale, sei però diverso. È meglio qua, sono le porte diverse. Aspetta, controlla bene il mio. Ah, una porta bassa. No, lì è rotto, questa qua non si può. E dall'altra parte invece che c'è una. Ok, no, ne ho una sola, una sola. Apri questa e vai. Ok, in base a cosa mettevo, solo metterne una. No, devi metterle tutte e due. Vabbè, quindi casomai, anche se sono uguali, noi andiamo sulla cosa dolce. Sei ancora dentro. Cosa vuoi? Flowers? I don't want any dead flowers. Just go home already. Look at me. I'm disgusting. Between the disease and the drugs, I look like a monster. Ma infatti lei è pazza, sennò. Well, what are you looking at? Get the hell out of here. Leave me alone already. Non credo che abbia tanti cura. I'll be dead soon anyway. It'd be easier if they just killed me.
Vorrei che lei gli ha chiesto di ucciderla. Why are you still here? I told you to go. Are you dead? Lei... Sì, ho pegato un po' troppe cure, però pensavo... Sì, però... E di là? Magari nell'angoletto c'è qualcosa? Ah, io si sale. Guarda, di sale, io si sale. Ma di brutto? È cazzissima proprio. Cioè... che nel pompa a 6 colpi non me l'avevo mai... Qua, già che nel paese del CDK, secondo me... Un po' di caghella sta un po' venendo. Leggera. Poi c'è la radiolina ancora attiva, vuol dire che qua esce qualcosa. Altri proiettili. Per terra qui, le cose di adesso là. Sì, sì, sì. Allora, una foto, rosso. La forma vincola la mente. 26. Qua non si può scendere, vero? Sì, non si può scendere. Okay. Allora abbiamo un sacco di munizioni, un sacco di... Sì, non è un buon segnale, capito? Poi specialmente sembra quasi che sia arrivato alla fine, ma non siamo realmente arrivati alla fine, quindi non so, non stiamo capendo sinceramente lui che cosa... Comunque il pompa a volte sembra che faccia facilecca, sembra che fa finta di sperare. No, se... sì? Tu l'hai notato. Vedo che non li prende benissimo, però vabbè. Non si è capito del tutto se sia stato veramente lui ad ammazzarla o se lei gli abbia chiesto di ucciderla per la propria sofferenza. Lui non mi sembra capace di fare una cosa del genere guardandolo, però è anche vero che lì ha parlato con le persone che sembrano essere già morte. Non stiamo capendo un cazzo di... No, sai cosa? Ho paura che se nel finale non spiega niente io rimango di niente. Funziona, ragazzi. Luce, c'è solo lei, no, o lei diventa cattiva, lei. C'è un lettino. Ha trovato, sì, tipo di gente. Muoio. Maria? La serie dico brutta. E dice proprio, dice, mi schifo. Aspetta. Guarda. No, è lei. I've missed you so much. Guarda che è la ragazza che tatuaggi, quella faccia alla quale, è lei. Guardala. Guardala bene, è lei. Cosa? Non so. No. Allora la rimbalza. È veramente lei. Occhio. Guardala che non è... James, I'm sorry. I know you tried. James, please. But she's gone. I know that now. Stop it. And I can't just keep pretending. Shut up. What are you wearing? Do you even know him? I'm yours. Not what. I'm here for you. So what if I'm not her? I can give you what she never could. I can be better than her. What else do you want me to be? What else can I be? Sa che l'ha uccisa lei. Sa che lei era o l'infermiera o... Quello che ho detto anch'io. Sì, mi sa che è stata lei ad ucciderla. Sorry. I really am, but this has to stop. It's time to let it go. Let it go. Di sotto. Di essere qua. Oppure si incazza di brutto di interno. Bruttissimo, guarda. 3, 2, 1. No. 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 Non ci. Io non ci rivincio. Tira fuori il fucile a pompa. What? Cosa? Tira fuori il fucile a pompa. I won't let you do this to me. Oh, mica lo affronterei, che fa ridere. I won't let you go. Let it go. I can't. Dai. Aveva capito che è il mostro. Te l'avevo detto all'inizio che era una stronza. Quale? Io ti avevo detto all'inizio quando ti sei incontrata. Quella che vuole sempre.
quella che ci ha provato dall'inizio e si è messa in mezzo, e lei è quella più pericolosa. Alla fine è lei il mezzo. Già che è lei che ti ha fatto. Posso dormire con queste farfalle qua? Vai, sì. Quello rosso, quello rosso. Non sai che farfalle sono cattivissime, quello non piace. Girati, girati. Ma si toglie, si farfalle. Sai, andiamo di cala, di cala. Esatto. Muoviti che muori. Muoviti che sei morendo. Sì, eh. Oh, fa malissimo però. Allontana tanto tanto di lui. Via, via. Come cazzo per me? Non c'è la pompa secondo me. Guarda se avete una cosa. Aspetta, ti sto aspettando. Vai, vai, ora, non puoi andare. Adesso mi capisci, mi ero tutto errato. Ma che la pompa funziona molto. A parte che devi scappare. Poi le posizioni ci sono. Ecco qua. La pompa c'è un botto. È iniziato per te, la qua. Di per te. Già un po' la carabina perché sennò. No, secondo me ce la potete. Il cerchio si è più largo per riuscire a vedere meglio. Sai che la colpisci sicuro. No, da qui si fa il bambino. È più difficile. Dietro di te. Dietro di te. Cazzata. Prima fase? Ma è troppo! Hai perdito i colpi? Ah, ho detto. Carabina!
Vai. E sicuramente sei qua. Vai. Aspetta la carta adesso. Dai, è morto questo qua. Ti sto aspettando. Adesso c'è lei. È lei che tu scherzi, mi sa che è così, tipo, come se fosse lei. Lei è all'ospedale e come la trovi davvero? Non lo so, sennò. Vediamo. James. Ma vaffanculo, basta. Spara. Sì. Potevamo lasciarla parlare. Che me l'avevi detto a cazzo. Cioè. Non cambiatevi i coglioni. I miss you so much. Piaceva dietro. Come va? Lei. I really did. But I can't. Just can't go on without. I can't forgive myself for what I've done. Sai che come avete detto magari che lei era tipo mezza marcia e lui sì. Non l'ha fatto apposta. Ah, credo che forse gliel'ha chiesto lei. But I guess it doesn't matter anymore. You. È un da solo. You're not here. Adesso hai capito. Come pensavo? Non è che era la terza trovata. Era tutto un sogno, non è tutto quello che ha fatto non era vero. Era tutto nella sua testa. Oppure c'era lì dietro morte. Guarda. Che l'ho detto anch'io. Si torna a casa. Oh. Si è ucciso, si uccide. In my restless dreams, I see that town. Silent Hill. You promised you'd take me there again someday. But you never did. Well, I'm alone there now. In our special place. Arrivando. Waiting for you to come and see me. But you never do. Ma che dici? So I wait. Wrapped in my cocoon of pain and loneliness. I know. I've done a terrible thing to you. I wish I could change that, but I can't.
I feel so pathetic and ugly laying here. Every day I stare up at the cracks in the ceiling, and all I can think about is how unfair it is. The doctor came today. Told me I could go home for a short stay. It's not that I'm getting better. It's just that this could be my last chance. Even so, I'm glad to be coming home. I missed you so much. But I'm afraid, James. I'm afraid you don't really want me to come home. Every time you come to see me, I can tell how hard it is on you. I don't know if you hate me or pity me. Maybe I just disgust you. I'm so sorry. When I first learned I was gonna die, I couldn't accept it. I was so angry. I struck out at everyone I loved. Especially you. That's why I understand if you hate me. But I want you to know, I will always love you. Even though our life together had to end like this, I still wouldn't trade it for the world. Well, this letter has gone on too long, so I'll say goodbye. I told the nurse to give this to you after I'm gone. Which means that as you're reading this, I'm already dead. But that's okay. I'm not afraid of it anymore. I just hope the pain will end soon. So that you remember me for who I was. And not what the disease made me. I want you to go on. I want you to live for yourself and for others, like you did for me. James, you made me happy. Che dici? Mi ha finito. Sai il però tirre. Dice la lettera l'ho data all'infermiera, l'infermiera era quella, quell'altra, quella cattiva. Quella, non capisco quella che ruolo aveva. Ah, la bambina allora che ruolo aveva. Di mettergli bastone tra le ruote. Va bene. Forse era una paziente, perché la bambina non stava bene, era quell'ospedale lì. Lei sta in quello ospedale, che è malattia adesso. Beh, una malattia che ha procurato la morte. Vabbè, ti ho sommato qualche commento, qualcosa di, oppure anche il gioco, che secondo te che è bello. Sì. Allora, il gioco è bellissimo, c'ha delle scene molto belle. La canzone non c'entra un cazzo con il gioco, nel senso che adesso è tutto allegro. Vabbè. Olè, bellissimo. Però non è così allegro, nel senso che è un finale che, vabbè... Scontato? No, scontato no, però non si capisce, lui praticamente, ecco, questo l'ha sognato, in poche parole, era solo nella sua testa. Non si capisce granché lui cosa cazzo abbia fatto, perché c'era questa cosa con i capelli a caschetto che lo seguiva, che rompeva i coglioni, forse era l'infermiera che con la moglie che non stava bene. Poi sai che potrebbe anche essere cosa? Sai cosa? Che siccome la moglie stava male, lui al di fuori magari ha conosciuto la sei, è andato un po' per disperazione. Ma non mi fa capire niente. È andata magari da questa tipa qua, che poi ovviamente lui però è innamorato di quell'altra e dice non posso lasciarla per lei, perché l'amo troppo. Però ci siamo divertiti insieme. Però magari non fa capire niente, cioè non fa capire. Io quasi quasi guarderei tutti i finali su se li trovano, che lo rifacciamo di. Sì, più che altro perché si è capito, ma fino a per lui alla fine è come se si è lasciato tipo morire. Vabbè, che non ha accettato parte di lei, tutte parole. Cioè non ce la faceva vivere senza lei. Quindi secondo me è finito così. Cioè lui si è lasciato morire alla fine. Ma non si è capito veramente se l'abbia ucciso lui, perché nella casetta si vede che lui la strangola alla fine. Non è molto chiaro il finale. E lei invece la tipa lì quella nera cosa c'entra? La tipa quel coltello nero. Si capisce? Teddy?
Allora, non si è capito, non si è capito. Diciamo che lascia l'interpretazione, più interpretazioni, per interpretarlo un po' come vuoi, questo finale. Ognuno lo interpreta nel modo che vede più. Lascia abbastanza libera l'immaginazione. Credo, penso, no? Tu la pensi come me? Sai che non sei il trailer. Pensi al trailer cosa fa? Tu la pensi come me o no? Ah, io penso che, se sono sincero, mi aspettavo un... Non lo so, allora, so che non potevo pretendere un gioco serissimo. Avrei preferito anche un finale migliore, non so come, in qualche senso migliore, non lo so, però ho preferito qualcosa di meglio perché... Comunque, gioco bello, quindi dici... Sì, finale comunque importante per i giochi. Sì. Diciamo che lasciarlo così è come dire, è stato bello il gameplay, ma il finale te lo lasciamo un po'... Libero. Un po' così, cioè io non ho capito se la tipa si è suicidata, se l'ammazza lui, se lui è cattivo, se lui è buono, se lui vede proprio queste cose qua perché ha fatto una cosa brutta nei suoi confronti e allora diciamo che un po' si risente dentro. Gli altri che c'erano intorno a lui non ho ben capito se girano intorno a lui perché hanno fatto qualcosa con lui, sì. O se no tipo Eddie, a me sembra per esempio Eddie che l'abbia... Lui preso per il culo non so dove, e allora lui diciamo che si è come se volesse ammazzarlo, però non l'ha mai fatto. Quindi in realtà però non si capisce se non l'ha mai fatto, perché Silent Hill per esempio? Perché esatto. Non ha commesso nessun errore. O anche lui la sua idea di ammazzarlo l'ha condotto lì. Esatto. La bambina, era perché era lì? Cioè, la era sua amica... sicuramente in ospedale perché lei gli ha consegnato la lettera. Ed era una... Cioè, secondo me la bambina non era neanche... Secondo me la bambina infatti non era come la vedevi. Secondo me era bella, ma in realtà non era bella. No, la bambina era sì in ospedale lì. Potevano far vedere la vera bambina. O anche l'altra non so che figura è, sembrava tipo un angelo della morte. Cioè, la vedevi sempre che moriva in continuazione. Sì, no, poi era un aspetto molto provocante. Cioè, era una donna molto provocante che cercava di portarselo dalla sua parte. Quindi non si capisce bene il ruolo che ha avuto questa donna. Sicuramente voleva lui. Non si capisce se lei era l'infermiera e ha ucciso sua moglie perché voleva lui. Non si capisce il nesso di questa donna qua. O è una debolezza che ha avuto lui. Non si comprende fino a un punto... Ma poi tutto ciò, cosa c'è la piramide d'Egitto? Boh. Cioè, bella piramide, così almeno sei cosa. Sì, però io le dicevo, vabbè dai, ma anche le stesse infermiere, cosa, perché poi parlavano anche che, cioè lui quando comunque era nell'ospedale c'era scritto che c'è stata un'epidemia. No, sai cosa, ecco, la cosa quindi ecco, qualcosa di vero. Sai cosa, la cosa c'è. È questa. Qualcosa di vero la secondo me la cosa è questa, purtroppo, che ci sta il gameplay, ci sta la zona e tutto, però sembra come se non avesse un senso avere un Silent Hill. Esatto, c'è una cosa immaginaria, una cosa che io potrei chiamare anche posto Como, cioè perché diciamo che il gioco veramente ti lascia interpretare a modo tuo il finale. Ma ti vorrei vedere poi so che ci sono più finali, nel senso che il gioco può essere fatto sbaglio 5 volte, 4-5, c'ha tipo 5 finali diversi. Però non so se con 5 finali diversi si arriva a capire un po' di più. Tu lo devi fare 5 volte, voglio dire, c'è chi lo fa. Ma come fai a capire quando devi fare la scelta poi? Noi per esempio abbiamo sparato subito in fronte a lei. Forse lei doveva parlare e dire qualcos'altro. Noi abbiamo fratello. Ma lì se ne sono state solo due. Quello sì è vero. Non si capisce. Forse in base alle non so se. Boh, non so. Ah, vedi, continua. Aspetta. Allora, difficoltà. Combattimenti normali. Difficoltà rompicapi normale. Finale in acqua. Finale completo. Ah! 1/8. Attenzione. Quindi c'ha 8 finali. E ne abbiamo fatti uno, quindi 7 ne mancano. Tempo di gioco totale 18 ore, 34 minuti, quindi il gioco comunque sembra duri tanto, ma non duri neanche. Nei che fanno un po'. Distanza percorso 73 km. Consumabili raccolti 454, raccolto abbastanza bene a parte una zona del prigioni che vabbè, è stata secondo me una delle zone peggiori del gioco, secondo me. Messaggi raccolti 58. Numeri di tentativi di apertura di stanze chiuse 524. Numeri di volte in cui è stata controllata la mappa 449. Cambia scheda. Negli giri 438, negli sconfitti sparando 124, negli sconfitti combattendo 314, c'è scritto tutto. Danni eseguiti totali 5600, avevi tubo d'acciaio, numeri di colpi sparati 868,
Numero di finestre distrutte 289, quella usata 130, numero di morti 10, non è tanto. Numero di schivate eseguite 1400. Allora, adesso non ho parlato di più, dove potrei giocare con accesso ad oggetti, modalità grafiche e finali aggiuntivi. Ah, quindi adesso il finale potevi farlo solo se facevi nuova partita più. Sì. Ok. Ok, qua c'è la modalità più. Per controllare più veloci devi spendere nel menu. Ok. Vabbè, comunque, non abbiamo niente che cosa. Adesso manca il commento finale per poi chiudere. Allora, abbiamo finito Silent Hill 2, bellissimo finirlo. Sì, sì, qui siamo sì, voi, sì. L'ho finito insieme a lei, la prima volta. Remake adesso dobbiamo fare anche Alan in the Dark, ma teoricamente non facciamo il live. Sì. Si potrebbe anche fare, vediamo, però almeno siamo più tranquilli, lo facciamo un po' più svelto alla nostra maniera. Cosa posso dire? Allora, se mi dite com'è il gioco così, molto bello, se pare come cosa. Io ho già detto qua nel primo episodio che ha misto tra Resident Evil, Callisto Protocol, un po' di Dead Space, un po' di tutti i giochi più horror più famosi. Mix. Ovviamente basato su presente, se si può dire, comunque. Non è futuristico, c'è molti enigmi. Diciamo che i enigmi sono più belli della gioco Alone in the Dark, anche come grafica, per dire. Sì, vabbè. Però devo anche dire che lo so che ne ho fatto solo uno, ma anche se dovesse cambiare mal finale, ve lo dico, non credo che la mia opinione sarebbe diversa, perché io dico ok, ci sta un po' di più quel finale, però la storia è questa, cioè, capito, la storia è che ci sono, cioè, se questa cosa è inventata di Silent Hill, la cosa è inventata appunto stop, cioè io mi chiedo poi se adesso dovesse uscire un remake del 3 o del 4 o del 5, ci sta il gameplay, ci sta l'enigma, ci sta così. Però si parla sempre di una zona che non esiste. Cioè, tu sai già che giochi nei panni di uno che sta sognando le cose ed è brutto. Cioè, come in realtà la città esiste, lui si vede alla fine che lui è in macchina, perfetto. E poi dietro magari c'era la tipo. No, dietro c'era un pezzo di carta o qualcosa di bianco, comunque, che non si capiva. E la lettera poteva essere lei dietro, non si capisce. La lettera l'ha letta alla fine quando lui si è buttato fino a qua. E chi l'ha data? Ma la lettera probabilmente ce l'ha sempre magari avuta lui. Non aveva il coraggio di leggerla. Magari non aveva il coraggio di leggerla, visto quello che aveva fatto. Ora, non si capisce se lui veramente l'abbia strangolata o uccisa lui, perché non poteva più vederla così. Non è comunque... cioè, nel senso, non è chiaro quello che lui abbia fatto. Sicuramente lui ha vissuto nella sua mente. Ha vissuto le sue paure, penso che gli uomini a piramide le sue paure di lui, che lo inseguivano e lo tormentavano. Quindi tutto ciò che noi abbiamo visto tra le infermiere così, quei cosi che vomitavano e tutto, erano tutte le sue paure che comunque lo tormentavano in continuazione. Le infermiere ci stanno ancora, ha un senso. Ma anche quegli uomini a piramide. Però perché erano più piramide. Tutti quei mostri lì. Cioè, l'altra aveva un senso. Le infermiere comunque, se infermiere sono... Però erano tutte cose del suo subconscio, della mente, comunque. Lui aveva comunque... era comunque danneggiato mentalmente, perché poi è stato tutto nella sua mente quello che abbiamo visto noi. Cioè, il gioco che noi abbiamo fatto era tutto nella sua mente. Lui però non era lucido da capire quello che stava succedendo nella perché sua testa. Perché era pazzo? Credo che sia impazzito arrivati a questo punto. Non ha capito cosa ha fatto, gliel'hanno poi fatto vedere mano a mano. Lui ha capito quello che è successo. Non ha accettato, penso, la cosa e si è tolto la vita anche lui per raggiungere lei. Vabbè, non dai. Si è capito il ruolo di quella ragazza lì, che cosa sia, forse era una tentazione, che lui forse o ha ceduto o non ha ceduto, e il fatto di non cedere, quella persona è impazzita perché magari lo voleva a tutti i costi. Non si è capito che cosa lui abbia fatto, sinceramente, il ruolo di quella donna lì non si è capito. È stata comunque una spina nel fianco dall'inizio, nel senso che lo seguiva in continuazione. Si era capito che comunque non aveva delle ottime intenzioni, ecco, si è messa in mezzo a qualcosa di cui non doveva mettersi. Comunque la moglie era malata, lui era in un momento debole della sua vita, e lei si è piazzata in mezzo, quindi rivelandosi poi comunque una... alla fine lei era cattiva, perché si è trasformata nel mostro, quindi probabilmente lui l'ha vista come una spina nel fianco da doversi togliere, che non riusciva più a togliersi. Ma lei anche lei tipo, tu non mi vuoi, allora esatto, io. Esatto, lei poi sì, però lei era molto insistente, voleva proprio sostituire la moglie a tutti i costi. Quindi non so se anche lì era una cosa della sua testa. Non si è veramente capito. Beh, perché è morta 100 volte quella donna. Considera che comunque se ci sono 8 finali vuol dire che ci sono 8 interpretazioni diverse. Esatto, quindi esatto. Se sarà, si deve interpretare. Così. Comunque allora, alla fine io direi...
un commento finale sul gioco e un voto. Ah, il voto do un 8,5-9 a questo gioco. 8,5, dai. 8,5. Se non finisce, non ci vuole il finale, facciamo che. No, no, l'8,5 se lo merita. No, l'8,5 se lo merita perché ha questi finali così. Che allora, per me questo era un gioco da 10, devo essere sincera, ecco. Perché grafica, gameplay è veramente bello. È veramente bello. Fa paura, è claustrofobico. Scusatemi. Non c'è jumpscare. Dà senso. A parte le gambette al contrario che ti sparano fuori, che ti fanno un po' scagare, che nei video comunque si è visto che noi siamo saltati in aria davvero in quei momenti, non è tutto programmato, siamo veramente in live così, quindi siamo sparati veramente in aria così, davvero. A parte questo io do l'8,5 appunto per i finali, perché i finali mi hanno lasciato un po' così, era un gioco da 10 secondo me, ma i finali non del tutto chiari mi fanno dare 8,5. Questo, mi fanno dare 8,5. Questo microfono. Perché? No, io perché? Ho già detto, ma... No, poi la domanda è... Perché il gioco è perfetto. La domanda è, siccome siamo... Allora, la domanda è questa adesso, ragazzi. No, devi rispondere tu. No, aspetta. Dopo rispondo io. La domanda è anche questa. Siccome siamo verso novembre, e c'è praticamente la... Diciamo, il gioco migliore dell'anno. Secondo te potrebbe vincere il gioco migliore dell'anno? No. No, c'è di meglio, no. Perché? Sai anche te che c'è di meglio. Non c'è proprio. Il mio commento è, siccome adesso devo parlare io, provo il microfono perché due volte non funziona. Il mio commento, secondo me, bellissimo gioco. Penso che, anzi, non sia proprio il mio genere. Non dirlo quale potrebbe vincere. No, io lo dico. Allora, vuoi dire? No, allora, io dico solo. Uno dei migliori horror che ho fatto, probabilmente, diciamo che... Non è ricchissimo di nemici, devo dire. Cioè, ce ne sono 5 o 6, ma li incroci poi. Ripetono. Devo anche dire una cosa, che sono io vado anche un po' sullo specifico. C'erano, magari secondo me, si va troppo sugli enigmi. Quindi, un po' la Resident Evil 2, che a me non è che piace particolarmente, però in realtà ci siamo divertiti insieme. Probabilmente da solo mi sarei rotto un po' più con lui. Insieme che anche lei si è divertita, probabilmente mi ha fatto gasare di più. Cioè, voi dite... Spiegati meglio, mi spiego meglio che rifarmelo per sapere che ci sono così tanti enigmi, non so se mi verrebbe voglia. Ecco, perché se fosse più lineare, adesso prendo il nome di altre persone, altre cose, tipo una Dead Space o soprattutto un Callisto Protocol, che vi consiglio di recuperare, che comunque è fatto non di enigmi, ma di andare avanti e indietro, ammazzarli così, è un gioco... rapido, sì. Qua devi perdere via così, sì. Di andare avanti e indietro, c'è un po' più location, poi Resident Evil 2 così, va bene, ci sta, però è fastidioso pensare che ti blocchi in quel punto, che devi fare quell'enigma lì, cioè, nel senso, sì, ci saranno quelli che faranno le speedrun così, ma io non ci voglio fare la speedrun, che magari poi sbaglio quell'enigma per un attimo, oh cavolo, la devo rifarmi tutto, cioè, è una cosa che non mi rifarei, cioè, è meno probabile che lo rifarei, ecco. Non che non me lo rifarei, ma è meno probabile che lo rifarei. Detto ciò, voto io gli darei un 9. Direi 9 per tutto, perché invece, però dopo se tu poi dove metti il finale è quello che cala, perché il finale è importante, grazie al gioco che è talmente bello il finale toglie solo un punto, quindi è una cosa meravigliosa. Però meglio se non lo considero, ecco, perché... Perché non so cosa mi aspettavo, ve lo dico perché non so cosa più mi aspettavo. Più chiarezza. Però in questi giorni qua, ragazzi, c'è da dire, sto guardando un sacco di film, un sacco di cose che mi devono lasciare sempre un punto. Sì, ragazzi, ma tu sei uno che non piace, non hai fantasia di come può andare la cosa. È un film, è una cosa, devi godere, devi avere quel finale bello, che sia bello o brutto, ma che fai capire... qualsiasi cosa, non devo arrivare io a dire cosa è successo, lei deve arrivare a dire non sto capendo altre cose, perché non ha senso, perché io ho un film che voglio guardare, vedo che all'inizio è così, alla fine mi fai capire che lui era pazzo, che è cattivo, che, era che lui era il cattivo, vedeva queste cose, ma perché magari lui era un attimo, non lo so, magari era in ospedale che aveva mal di testa così, era tipo in coma e tutti i poteri soprannaturali tra Marie così, gli sono entrati dentro per fondergli il cervello e fargli capire che ha sbagliato, non lo so. Invece qua lui è come se fosse già in macchina all'inizio, dice, ciao, ho pensato a questo, cioè c'era un nemico lì, c'erano delle munizioni,
cioè è un po' tutto scollegato, cioè non puoi neanche, è difficile collegare. Io vorrei al mio collegamelo un po' di più, non dico tantissimo, ma non lasciarmelo così proprio a Io metà. poi 9 finali, quindi 9 finali 8 vuol dire finali, e che quindi. no, uno l'abbiamo fatto, quindi vuol dire che erano E 9, quindi. Che cioè vuol dire che tu di immaginazione con 9 finali, poi. cioè mamma mia, lui potrebbe Che essere poi. buono, potrebbe essere cattivo in un Esatto. finale, potrebbe aver ucciso lui in un altro finale, dai, C'è da vabbè, dire. abbiamo Allora, concluso, l'ultima vabbè, co la conclusione è. ok, poi Allora, allunghiamo troppo la conclusione è le questa. Voto falsette. 9, punto per me. Lei vota 8 e mezzo, che comunque Di solito io 9. sono più Io alta, posso devo dire. anche. Beh, infatti, pensavo Ma sì. mi è stupito, Una cosa dico. che dico è anche questo, che probabilmente non dico che poteva vincere perché secondo me non vince, No. però un riconoscimento secondo me glielo danno. Sì, Un secondo me il riconoscimento riconoscimento sì, glielo. perché ha fatto Stava per vincere, non veramente. so se stava per vincere o ha vinto Resident Evil 4, ma questo ci sta. È un po' diverso, meno frenetico in un Ma è un certo bel mix, senso, però, eh. però al giusto quello che è. Perché poi a me, per esempio, futuristici, cioè dico curatevi quello e quell'altro, però io sono una persona che preferisce più le Anche cose io. presenti. Presenti o passate ancora, ma deve essere un passato fatto bene, non so. Futuristico, vedere le televisioni troppo futuristiche così non è che da quella cosa. Ci sono delle cose che dà meno effetto, cioè la paura è tipo passata, non è una cosa futura, non so come spiegarlo, è difficile da spiegare. E detto ciò, io comunque, per me vince Black Myth Wukong, però Sì, non lo vince pure so, me. non lo so, però lì c'è frenesi, altre cose, questo. E poi il finale più bello, adesso tu lo ricordi, l'hai Certo che me lo visto. Però ricordo. allora, non è che dico che probabilmente si è capito al 100% anche quel No, gioco lì. lì si è capito il finale. Lì si è Però capito molto bene ha più un anche. senso, secondo me, qualcosa del Ma perché genere. dici che non si è capito? Si è capito il finale E qual è il della finale? scimmia. Lui praticamente ha preso il posto della vera scimmia, quella che è morta. Ma Lui ha c'erano le preso il cose. Tu posto. hai presente l'inizio? È diventato lui Noi l'abbiamo giocato all'inizio. Hai presente che c'era tipo una specie di cinese, tipo generale Shang, c'erano tipo Esatto, cose. Quelli che cosa esatto. fine hanno No, fatto? sono morti entrambi. Diciamo che sono morti O che entrambi. gliel'ho saltato e. No, Però. l'inizio è che loro muoiono entrambi. Lui però muore in una situazione che il bastone rimane in un punto e quindi molte cose di lui poi passano a quest'altra scimmia qua, che fa più o meno il suo percorso e alla fine acquista i suoi poteri e diventa lui. Le cose vengono Però tramandate a lui comunque è finché più non diventa spiegato. lui Cioè, poi lì ci sono. e... Cioè, ragazzi, ci sono disegni, altre cose. Considerando che, da Sì, quel che ho sono... capito, è È un stato gioco anche fatto da veramente persone bellissimo. che sono. Non dico inesperte, volevo dire una Stiamo parola più parlando peggiore. di un altro Però, genere di gioco, però, sì, però parlo di persone che hanno. Cioè, hanno il primo gioco che fanno, sembra, da quel che ho capito, o da pochi giochi. per essere il Per primo. questi qua invece è una ditta che fa. Cioè, una ditta, una casa produttrice, che so, che lavora da tanto tempo perché. Si parla di lavoro da quando c'era quello originale di questo a questo, bellissimo lavoro ben fatto, bellissimo remake, bellissimo tutto quello che vuoi, però ti lascia quel amaro in bocca che a sto punto è come se io dico che preferivo che a sto punto l'allungavano un po' di più, diventano 20 ore, ma me lo spiegavi di più. Piuttosto che ti spieghi tutto all'ultimo, ma in realtà non lo spieghi neanche tanto bene, quindi hai spiegato ma non hai spiegato, cioè non è chiara questa cosa, Diciamo che non è chiarissimo, però si arriva a capire il Poi finale. Rispetto a magari ci questo, saranno sì. persone che diranno: non ho capito un cazzo, io ho No, capito beh, tutto, no. Tu perché te lo vuoi proprio far dire però. proprio bene, 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 ma lì il finale si capisce. Qui non si capisce un cacchio. Qui veramente potrebbe avere veramente molti finali. Ma non ha neanche senso comunque, capito? Oggi sei In nel film sé. non ha avuto molto senso, perché tu Come gioco veramente in non sé. comprendi che cazzo sia successo. Lui si è tolto la vita, vabbè, si è detto quello, si è buttato praticamente. E lì ha letto la No, lettera di lei, ma poi la cosa ma bella è che non. io vedo questi personaggi qua, dicono che problemi c'hanno, io vorrei vedere che problemi c'hanno. Poi alla fine. Sì, diciamo che potrebbero spiegare le cose un po' meglio. Tu le giochi, ma vuoi anche arrivare a Cioè, io sai capire cosa che cazzo stai pensavo? Ti dico la verità, facendo. pensavo che loro due fossero le figlie. Pensavo. La La bionda, prima, ma anche quella un po' no, Angela, no, forse magari la no, sorella, la figlia. no, secondo me no, secondo me una era la dottoressa o una era la tentazione di lui e la bambina era forse ricoverata con lei in ospedale. Perché sono andate amiche e penso che la bambina aveva qualcosa che non andava anche lei in ospedale. E poi sai che stavo pensando che c'è da dire? Siccome ti ricordi che quella lì l'hanno lasciata all'ospedale a morire, la tipa quella cattiva? Sì. Secondo me, lui quando ci ha provato, quando non lo so, ci avrà provato Non altre penso ci abbia cose, non lo provato so, qualsiasi cosa sia successo finché tra so. loro, lui piuttosto di rimanere lì vicino, lui è andato via, nella scena originale probabilmente, qualcosa del genere. E quindi lei ha
avendo visto questa cosa, incazzato così, tipo, mi ha abbandonato le altre cose. Sì, questo è come dire, è come dire, tu hai fatto così, io sto cercando di fare tutto per te, nessuno mi ha mai rifiutato, te fai così, e io allora... Però bisogna vedere l'intero quartiere, perché magari è una cosa che si è... Perché lui non sembra che la conosce, tutto... però... Lo so, però magari... perché lui si è sempre opposto comunque, nonostante lei l'ha provocato tantissime volte. All'inizio si vede poi. Esatto, si vede molto che lei era molto provocante verso di lui, ha tentato in tutti i modi comunque di portare... Lui ha sempre detto di no, non si è mai avvicinato, non ha mai dato segno di amarla o di aver comunque fatto qualcosa con questa donna. Quindi io non so se era proprio lei che si è affantasticato su questo uomo, come per dire, tanto ormai di là tu non hai più niente... Vieni di qua, perché stai perdendo tempo di là, che è una cosa persa ormai, non c'è più nulla. Potrebbe anche darsi che era proprio una spina nel fianco, ma sotto questo punto di vista, non che lui ci abbia comunque fatto qualcosa. Non è comunque detto, perché è detto che magari lui non ci ha mai fatto nulla con questa persona. Potrebbe essere sì che era in punto di morte e era lì, insomma, magari lui ci ha parlato, non so, hanno instaurato un'amicizia, magari poi lui è sparito. Potrebbe anche darsi questo, e lei si era fatta delle fantasie tutte sue, potrebbe anche darsi questo. Può essere che lei aveva problemi mentali, anche. Si può interpretare in mille modi, raga, in mille modi. Vabbè. Io l'ho interpretato in mille modi. Detto questo, ciò, io dirò, ciaone. Io direi, abbiamo finalmente vinto il gioco, ci siamo tolti un gioco, anzi, yeah. Diciamo già vuol dire le ultime due cose, è anche questa, che abbiamo provato anche Black Ops 6, che non c'entra un cazzo, ma non mi frega niente, però non ci sta particolarmente piacendo, anche se potremmo fare anche qualche live anche lì, però non lo so. E attenzione, fra poco esce anche Life is Strange, quindi magari... Dobbiamo dire. Sì, tanto chi se ne frega. Allora, Life is Strange... Volevamo fare delle live, magari volevamo farle in anticipo, perché il gioco effettivo esce il 31. Il 31 ottobre. Vabbè. Soltanto che 15 giorni prima del 31 ottobre, potevamo acquistare i due primi episodi in anteprima e giocarli in anteprima. Non l'abbiamo fatto perché c'era comunque questo qua da finire, quindi penso che... Vabbè, dal 31 in avanti, altre cose, poi tanto... Vabbè, dal 31 ci sarebbe avanti, stato il secondo stato... episodio, poi questo qua. Esatto. Dobbiamo ancora finire un altro che abbiamo finito sì. Su questo. Infatti io dico che però mi sembra strano pensare a ripensare a Landy Dark, sì. Che è più ruttino, però secondo me magari ci stupirà nel finale, magari sarà più tranquillo. Secondo me, sarà fatto un po' male, ma per dire, ti fico ce la ci congiungere... Che perché è meno anche strano come gioco. È strano come gioco. Però meno. Però, ragazzi, devo dire una cosa. Meno. Non è la stessa grafica, non è uno stesso tipo di loot. È un gioco un po' più... Preparato. Allora, mettiamolo così. Io dico scadente, ma non è la parola giusta. Ma non mi viene la... Cioè, se io devo paragonare... Mediocre. Ecco, no. Sì. Di Serie B. Io chiamo Serie B. Le devo paragonare Silent Hill, Alone in the Dark. Silent Hill è qua, Alone in the Dark è qua. Cioè, giù così. Sì, però non è un brutto gioco, comunque. Cioè... È fatto normale, abbastanza bene. Non è curato. Non è curato nel dettaglio, ecco, ma non vuol dire che è una merda. Ecco, mettiamo e poi, probabilmente, quando arriverà la tele, magari riusciamo a provarlo nell'altra tele. Esatto. Volevo provarlo in questa tele qua, non sono riuscito. Quindi lo proverò nell'altra. Quindi la faccio tutto disco. Oppure sai che lo farò? Farò apposta che io questo gioco. Poi dopo lo proveremo insieme. Non so. O magari, attenzione, magari farò di regali di te. Ehi. Alcuni me li ricordo anche. Vabbè, questo era per dire che ci saranno delle live prossimamente. Se volete, se no, anche se non volete, Strange. Io le farò. Aspetta, di Life is Strange. Buona. Che però quello è un gioco tutto diverso, nel senso che è un gioco. Ma hai detto molto, che è più tranquilla, ma molto detto, empatico. Ma tanto lo conosco sì. Sicuramente. Non so cosa, io ti dico l'età, non so cosa aspettarmi, perché i primi due capitoli. Però ho fatto quello dei ragazzi, l'espansione, quella di Before the Storm, ecco. Con Blue e Price. Esatto, mi hanno provocato belle sensazioni belle. Anche un po' brutte, più belle che brutte. Quindi è un gioco molto particolare. Dei ragazzi sì, un po' brutte. Sì, dei ragazzi un po' più brutte, sì. Scelte molto difficili. È un gioco veramente bellissimo, però, molto empatico. C'è ragazzi, anche da dire però che almeno c'era il finale. Cioè, ce n'erano due magari, però si capivano tutti e due. Cioè tu dicevi proprio,
cioè questo, è, questo gioco qua tu dici boh, cosa faccio, l'ammazzo, ma invece dici, invece dici sei dispiaciuto perché dici cazzo faccio quello aspetta, ma tu, so tu di che fine stai parlando della fine dei ragazzi, perché io no, sono, anche per sono primo, partita con la macchina, ho sparato a tutti, me ne sono andato, ma anche il primo, cioè tu scegli, ammazzi tutti, ammazzi lei, però comunque cioè mentalmente sai che cosa puoi portare incontro, sì, qua invece non ammazzarla, cosa porti incontro, no, che dopo tanto, ti baciare, cioè capito, almeno no. Vabbè, lasciamo stare, Solenti Strange Shack è difficilissimo comunque, poi vediamo perché... se poi ti sarà, perché magari adesso sai, adesso hanno la moda di fare tutto a metà, quindi spero che no, questo non lo lasci di a metà, che io penso che fare... Solenti Strange finisca come sono finiti tutti i suoi capitoli, hai più scelte da fare, le scelte le devi fare, sono, il gioco ovviamente lo puoi fare più volte, hai più scelte, ma la scelta va, la porti a termine, finisce, vedi come finisce. In questo caso io non so se non voglio spoilerare o che cosa, ma quello dei fratelli, c'erano due scelte alla fine che tu potevi fare, loro erano dei fuggitivi arrivati a un certo punto perché il fratello piccolo aveva dei poteri che non veniva capito, pensavano tutti che loro avevano ucciso, fatto, in realtà non era proprio così, loro non sono mai stati ascoltati, questi poveri ragazzi, e sono finiti nei guai, in un susseguirsi di cose. Alla fine io mi trovo nella Jeep con loro due in macchina, con davanti tutta la polizia ferma, e lì ho la scelta di costituirmi per delle cose che io non ho fatto, non ho commesso, oppure passare con la macchina dritta, tirar tutti per aria e andarmene in uno stato dove non potevano essere perseguiti, non potevano essere messi in carcere o andare in tribunale, no? In tutto questo susseguirsi di scelte, c'è stata la mamma che non era presente perché li ha abbandonati, il papà che è morto lì, cioè tante scelte difficilissime che devi fare tu, devi schiacciare proprio e dire devo fare così o così. Certe scelte a me mi hanno provocato anche le lacrime, vi dico la verità, che provocate, cioè tu dici hai pianto per un gioco? Ho pianto per un gioco, sì. È un po' come se tu stai vedendo un film, no, io qua non è come se cagata sotto, che è diverso. È come se tu stai guardando un film e le scelte però le devi fare tu. È un gioco veramente che consiglio a tantissime persone, quello, soprattutto alle persone molto empatiche. Questo è anche più bello. Di, gli effetti è quello che, questo è anche bello di un film, perché entri più dentro te. Secondo me sì, sì, che entri più dentro. Ci poi, sono state comunque delle, il film, esatto, cioè il regista lo fa così, il film così è, così esatto, è. Invece così tu puoi scegliere. Ci sono delle scene in questi giochi che fanno anche parte della, probabilmente di un percorso magari di vita che tu hai fatto. Ti smuove anche delle cose dentro. Ovviamente per ognuno di noi è diverso in base alla vita che ha vissuto, però a me qualcosa ha smosso nei vari Life is Strange, ovviamente. Ah. Bello, lo consiglio. Vedremo cosa c'è in questo nuovo Life is Strange. Non so cosa aspettarmi. Lei ha poteri del tutto diversi da quelli vecchi. Potara. Quindi comunque, non so. Vabbè, a parte questo. Apre molto no, tu non fa, no, basta le piste, perché sennò poi qua siamo su Silent Hill. L'ultima domanda è solo questa. Ah, e poi veramente chiudiamo. È questa. Sì. Quindi abbiamo detto il mio gioco, ma il gioco peggiore che abbiamo provato quest'anno quale sarà? O qual è? Il gioco peggiore che abbiamo provato? Ce ne sono di... No, perché non... Ma per me... Sai che c'è un gioco che non vincerà mai, un gioco così, che abbiamo provato, abbiamo provati tanti, vediamo quale potrebbe essere. Ma per me non c'è. Ricordiamo che c'è anche Dragon's Dogma, che è molto... No. Ma Dragon's Dogma è il mio amore, quello lì è... No, vabbè, allora facciamo... È un gioco... Mamma mia. Secondo me è il gioco peggiore che abbiamo fatto... Beh, siccome non ho idee, direi Alan in the Dark. No, non ho idea, non lo dico mai. No, perché non mi viene in mente nient'altro. Per te è un gioco di... No, ma è peggio che abbiamo fatto quest'anno. No, in realtà io non giudico peggio, no, è un gioco... Allora, ragazzi, il gioco peggiore, anche se non c'entra niente, potrebbe essere Black Ops 6. Attenzione, adesso mi verranno tutti contro. Sì, i verranno tutti contro, perché... Pagare 100 euro un gioco dove c'è il multigiocatore che lo fai mille volte, poi mi sembra anche più passato su certe cose. Omni movement, cioè il movement ce l'avevo in questo gioco qua, vedi, esatto, se me l'ho schivato io, questo qua che schivava da Dio, ragazzi, questo qua per colpa di questi giochi cosa vale, poi quando uniranno, vabbè, dai, vado, lasciamo stare, va bene, ragazzi, io mi sto avvicinando addosso, quindi vi saluto, no, adesso lo si dice, mi sto avvicinando da basso, devo cambiare il pappagallo, sì, detto ciò, col vasetto di porcellana che vediamo lì nella tele, è la televisione anni 80, anni 60, alla fine l'hotel non era come l'avevo visto, ma era così bellissimo. Sì, certo. Niente, allora, era lui che era ubriaco. Salutiamo tutti. È stato bello finire questa, iniziare questa lettura e finirla con voi. Sì. E... in uno dei tanti finali. Fatevelo andare bene, perché siamo finiti in acqua. Cioè... Se l'avete capito bene, se non l'avete capito, interpretatelo come cazzo volete. Esatto, se volete. Esatto. Va bene. Lui quindi Maria. Quindi Maria. Niente, lui Maria. Si è tolto la vita e fine. Quindi lui era passato per Maria. Maria. La Maria. Maria, ok. Vabbè, dai, direi di salutarvi.
Ciao a tutti, alla Ciao prossima. ragazzi. Te. Basta.